Buonasera, buonasera a tutti, arrivo tra pochissimo, arrivo non andate via. Tritato! Chi ci sta? Fatemi vedere. Un attimo, Vuoi venire, Tritato? Guaglio! Ciao Nico, Aldo, Tritato, Daniele, buonasera, buonasera a tutti. Arrivo subito, Arrivo, Fate i bravi. Ma che dici? Ma che vai? Vuoi andare a giocare? A Sea of Thieves, come dici tu? È che stai tritatissimo. Va bene, allora eccoci. E intanto raggiungo anche quest'altro tritatone che si chiama Gagliardo. Buonasera. Buonasera. Com'è che mi chiamo? Che ti hai scordato? No, l'ho fatto apposta, amico. Sì, vabbè, il messaggio sì, il massaggio. Ma stai gridando tu, Aldo, buonasera, ciao Nico, ciao raga, welcome, come state? Tutto a posto? Che si dice? Oh Madonna. Un attimo, No, niente attimi qua. Aldo, ti è mancato. Allora, Wagyu, niente, state la prossima settimana Daniel Kundue, che facciamo? Domani sera continuiamo The Callisto Protocol. Anche se sinceramente, raga, io vorrei finire coso. Vabbè, uno dei due, sia Callisto Protocol che come si chiama l'altro che stanno facendo, Quarry. E tanto pensa che tutte e due una live a testa e fa finito. No, forse Callisto Protocol un po' di più. E poi vorrei giocare finalmente questo. Ma che è sta roba? The Sinking Sea. Ah, ok. Questo è pure un bello horror poliziesco, che secondo me ce lo dobbiamo fare perché è molto a tema Lovecraft. E a me piacciono da matti. Siccome l'ho comprato usato e l'ho pagato ben 3 euro. Meno. No, non mi ricordo quando l'ho pagato. Forse meno di 10 euro. Una cosa legge, non mi ricordo manco. Lo vorrei giocare. Perché lo vorrei giocare, raga, a questo?
No, perché stanno annunciati il 2? Allora se dobbiamo giocare all'1. Che missione fate oggi? Dobbiamo finire la seconda dei Pirati dei Caraibi. Potrebbe essere lunga. Sì, senza indugio. No, dobbiamo finirla. Siamo proprio alla fine di quella. E poi dobbiamo iniziare la prossima. Cioè, finiamo la seconda. Ho giocato, è bello. Meno male, va. 700 persone, dove? Live. Ho lavorato, Millo, mi hanno ucciso 700 persone, un maron, troppo assai. Grazie Max Nero. Thank you. How are you? Thank you for following me. Quindi niente, così. I got you. Dun 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 dun. Allora cambiamo scena. Let's go. Ora c'è il problema numero uno. Gli inviti. No, ma te inviti. Madonna, ragazza, è veramente. Fammola finita con questi inviti, no? Perché veramente. Ah, io se te bloccherei tu. Allora, quanto è bello il mio pirata. Allora, bello, bello. Dunque, noi abbiamo fatto The Legend of Monkey Island, l'agnello, non mi ricordo. Avventura. E poi Maregalmo. E poi Maregalmo, sì. Maregalmo, perché noi siamo. E poi noleggia una nave, avevamo preso quella da due, perché sì. Siamo solo in due. A meno che non vuole venire il tritatone, ma nel caso viene, c'è stato lo stesso. E allora... conferma, ti invito. Che succede? Perché non mi ha fatto invitare? Ecco. Allora fammi invita amici. Ma io te lo te posso invitare pure da invisibile, grazie a Dios. Vabbè, te sì, ma al contrario non lo so. Al contrario io non lo so. Vai, ti ho invitato. Poi andiamo in gioco. Sì. Andiamo. Se vuoi venire, posso invitarlo? No, me lo devi dire ora, perché sennò devo cambiare la nave. La nave, la bagnarola. La nave. Vabbè, ma per l'altro certo giochiamo, ma ci organizziamo meglio allora. Tanto tutte le domeniche lo facciamo. Domenica, domeniche e sabati ogni tanto. Ma che come facciamo a tornare lì? Come aveva detto coso là? Che dobbiamo accettare la cosa sul tavolo e poi ci teletrasportavamo. In teoria sì. Ora lo scopriamo. Immagino che stiamo in attesa, vero? Sì, per l'illustrazione dei mari. Mo ci è buttato in qualche server. Mo ci è buttato nei ricchi. Lo potrebbe creare per noi uno. Chat personale proprio. Te da quel server di Babbi. Se vuoi, quello. Tuo, tutto tuo. Perché c'ho soltanto 200.000 fiorini? Mi sono spariti 1 miliardo. Se parte il gioco. Max Phoenix, grazie. Thank you. Benvenuto tra noi. Welcome to the jungle. E non parte, Daniel. Mi sa che oggi non si gioca. Colpa tua, levala ancora. Leva. Che mi faccia levarla ancora? Ma sto scherzando. A me fa vedere dallo schermo tuo. Però che pa. Le. È perché bisogna entrare prima, capito? Prima. Dobbiamo farlo prima. Che si fa?
attende. Però madonna mia, che palle sto gioco. Sempre problemi con i server. Perché è domenica, c'è più gente. Let's go! Non funziona, ma io non so che fa. Lasciamo dei bei like sulle live, raga. Lasciamo i like sulle live, mi raccomando. It's important. Very important. No, veramente, lasciate i like, ragazzi. Lasciate i like a voi controllati. Vabbè, stiamo a 4, che vuoi? Oh no, let's go, guys. Let's go. Adesso parte. Tra l'altro va? Ma insomma, non mi sembra. A parte devo riavviare tutto? No, che po' affonda. Ma perché tutto a noi ci capitano? Colpa tua. Nico, che ti sei mangiato oggi? Stasera? Aldo, che vi siete mangiati stasera? Fatemi sapere un po'. Vedi, perché deve riempire il momento che... No, no, ma va, fidati. Intenti, tritando, stai gufando. Mo va. È che Daniele è troppo ciccione e la nave si rifiuta. Esatto. Ah, let's go. Come parte. Ma anche perché non posso fare niente, siamo bloccati qua. Because you are numbers. Ma secondo me dobbiamo interrompere. Dici? Madonna, raga, però non si riesce a fare niente. Io boccia, veramente. Ma la mia paura è che perché siamo invisibili. Ah, che c'è? No. Ecco. Ricerca di provviste fresche. Dispiegamento delle vele. All'alloggio. Mamma mia, il primo colpo dopo 10 minuti. All'alloggio. E già bevi l'acqua perché dopo mi affondiamo. Eh sì, perché poi l'acqua di mare è salata. Gli ho detto, ma sei detto rifai. Bravo fra. Ma perché siamo ubriachi un'altra volta? C'è PG umbriaconi. Dove sei, Milo? Dove sei? Ah, sei qua, bravo, andiamo. Yababel. Un attimo. Ah, ma questa è nuova sta città, non ci sono mai andato. Cioè, su titolo. Dove ci palippa niente, perché poi non c'è una mappa su sto gioco, quindi. Solo sulla nave. È un po' babbo. Allora, andiamo sulla nave, ma. Sì, la nave che è morta. La nave morta. Allora. Ma no, questa. Ma perché hai messo la bus? La bus hai messo, io lo so come sta. Ma dove stiamo? Perché ci ha messo qua? Questa non è l'isola che eravamo. Abbiamo fatto la prima parte della missione? La prima volta che la vedo questa. Vero? La prima volta la vedi. Ok, ce l'ho, riavvia. Ovvio che siamo sempre al bar, siamo pirati, mica possiamo stare... Al pirato. Quando arrivi dimmelo però, quando arrivi te sento, meglio. Arriva. Questa è nuova, questa... Ma che è questa qua?
Niente, io ce l'ho sempre bloccate le storie assurde. Ma non hai visto niente ancora, tritato. Vai. E stavo aspettando che arrivare. Allora, tanto che andarci. Ma che cazzo? Capito. Vota? Ok. E mo? E mo? Non mi dica che dobbiamo ricominciare a capo. No, checkpoint 3D3. Ok, e mo che si fa? Vediamo che va. Dice che diamo da qua? Bustola di jack ricevuta. Ok, eccola qua. Usa il talo. Non ci fate trasportare, immagino, vero? Cambia fazione, non c'entra niente. No, ma tocca andarci lì e poi tocca cliccare sulla statua e te le porto all'ultimo. No, non è che ci sta una statua. È lì dove? Ah, dobbiamo seguire la bussola. La bussola dove? O cosa? O dove? Dov'era? Aspetta, Daniè, non è che sta dalla tizia? Allora, vedi, sono caduto in acqua. Qua si cade sempre, guarda. Sì, la dobbiamo finire, dobbiamo fare l'ultimo step. Mo, su Sisola trova quella lì sulla spiaggia. È un fortino. Io seguo la bussola, vediamo dove mi porta a piedi. Ah, ma quello è il raggio, eccolo laggiù. A chi? Guarda. Vai sullo spiazzo. Ah, sta il fatto. Quindi la busta la messa indica là, infatti. Quindi se dovevo andare con la nave, mannaggia, se che zozzeria. Se ci vuoi andare nuoto, fai una bella corsa. No, se mangiano gli squali. No, solo a me. Quelli, i tritoni. C'è abbonamento. Dopo gli squali, non dobbiamo mettere nessuna destination, semplicemente dobbiamo seguire la busola. Bravo, veramente, è per te morto, mi sono affondato con le orecchie. Allora, togliamo l'ancora. Pronto, pronto. Vabbè, tanto basta. Sì, però io non vedo il... Gira a destra. A destra, vabbè, manna. Sì, stava lì il raggio. Ecco, vedo, tocca girare sto titolo qua. Lo sto. Ma ne calmo, c'è Bonaccia! È buona! Vuole ferma la nave in mezzo all'oceano! Ecco là, lo vedo, mi metto dritto. Io giro pure la vela, che tanto... Te l'ho mai saputo. C'è vento, comunque, te lo dico. Appunto, ti ho detto, ma ne calmo, c'è Bonaccia. Sei troppo Bonaccia, capito? Basta, mo lasci così e poi fai. No, c'è un'isoletta, mi sa che ci andiamo a schiantare. Dici? Magari. Francesco, no. Guarda quanto è brutto il personaggio di Daniele. Ma che vuoi? Io lo so. Io non lo so. Io invece sono proprio un capitano. C'ho proprio la stoffa del capitano. Perché mi si vede? Non lo metto in terza persona quando mi siedo? Non sempre, dipende che zozzeria. Dove. Perché ha visto che sei un po' babilonio, capito? Ci sono le idee babilonio. È la tua città natale. Sì, come no. A Babilonia. Attenzione che ci sta, si sta... Oh, ma chi è? A te sta a guidare? Si sta agitando il mare, ragazzi, si sta ingrossando. Mi sta ingrassando. Ingrassando l'umore. Io suono. Bravo, preparati a tirare fino a mano da un po'. Ah, e mo dopo lo fa. Mo mi voglio sentire questa, voglio suonare. Che devi fare dopo? Quando ti metti seduto devi premere la Y per vedere il... Vediamo, ora vi faccio vedere quanto è bello il mio capitano. Capitan Barbetto. Guarda là, che capitanaccio. Oh, ma mi hanno mozzicato la giacca, gli squali. Me l'hanno rotta. Cioè, capito, non è che l'hai rubata a qualche capitano morto. Rubato. L'hai pensato a qualche...
scheletro mozzicato. C'è il sottopanza il pirata mio, non voglio dire niente. E quindi pure il mio, non vale. Mannaggia. Mau, mau, mau. Madonna che brutto, ma state zitto, non capisci niente. Ah, raga, che brutto il pirata mio. Ma perché YouTube dice che ci stanno zero persone se c'è Francesco? Ah, io so pure ma io. Si sono rotto il counter allora, se stai pure te. Uè, Alex, grazie per le stelle. Ciao Ciccio, come stai? Ah, allora ora facciamo di Ale. Ale, se ci sei, se ci stai. È bello il pirata mio? Se dici no, venga più sotto casa. È bello il pirata mio? No. Dai. Non dite no, eh. Ni. Mamma mia, fanno in giro. Ammazza, sembrava più vicino comunque. È Monello! Punto giusto! Ma che bardì! Ma che bardì! Non c'è vento neanche se preghi qua. Soffia. Ale, non spende soldi con le stelle, mannaggia, però grazie di cuore, davvero. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Mi fa un piacere immenso. Però, ripeto, non voglio che spendi soldi. Ma vedi, dice uno spettatore, ma allora è rotto il... Il coso? È tutto rotto. Preparati, eh. Vai. Ancora. Cioè, io dico preparati, ma sembra sempre vicino, ma è sempre lontano. Vedi? Colpa tua. Ma spenditi, cioè, veramente. Che hanno fatto fama 17, vai. Ho ottenuto di combattere, oh, Giuseppe, capito mio? Capito? Sei babazzo! È anche da lontano! Devi ringraziare Google che regala soldi a me, che poi li gira a te, cioè? Io voglio conoscere il signor Google. Cioè? Non l'ho capito, in che senso? Ti arrivano le stelle gratis? Ah no, no, se ti arrivano le stelle gratis, grazie! Se arrivano metti! Accetto volentieri! Grazie Ale, grazie davvero! Oh, dobbiamo far venire Riccardo, quel disgraziato, non viene mai, ma secondo me sta a lavorare, perciò non viene. Solo la barba è bella, è tutto bello il mio pirata! Allora raga, il mio pirata è di una bellezza unica. Cioè, ha proprio la stoffa del capitano. Voi non potete capire. C'è la stoffa proprio, capito? C'è la stoffa del capitano, però gli manca la stoffa per i vestiti perché sono tutti rotti. Ecco. Bisogna far male, stranamente. Però a me sto fatto che non mi arrivano le notifiche delle stelle di Ale. Non va mica bene. Ma quando mandi le stelle fa qualche suono su Facebook? Fa qualcosa? Perché a me non è... Non è stato bene, lo so. No, lo so questo, lo so che si è operato. Però pensavo fosse già rientrato. No, no, ci ho parlato Ale dopo l'operazione e tutto quanto. Però scusa, mo che dobbiamo riandare proprio sott'acqua? Bravo, come ho fatto l'altra volta io che mentre che stavamo a combattere lì mi sei buggato, tu lo fai teleport. Oh. Vabbè, però vai giù e fai. Oh, che zozzeria, però. Sei un po' zuzzo. Madonna, ma se lasci il timone un attimo, te ne va da sola la nave. Ah, perché mo già ci ha messo di C sul fatto che... Ma se mo noi ci tuffiamo e la nave se ne va da sola per i fatti suoi, dove? Finché non trova un ostacolo. Non andate qualcosa, sono curioso. Noi sicuramente morimo. Qualcosa ci te magna. Che dite, raga? No?
E ti ho detto preparati, no, no. Vabbè, ma siamo lontani ancora. La voglia, sì, sì. E questo ho detto preparati. E tanto ogni tanto svirgola a sinistra. Ciao Maurone! Ciao Mauro! Ne, Mauro, ne. Io ci ho provato, se n'è andata! Eh sì che se ne va, ovvio! Poi devi usare il tritone, quello che sta in mezzo al mare, per che ti teletrasporta sulla tua nave. Il tritone, ora. Il tritone. Amillo a tutti! Amillo! Amillo! Maurone, bello caro! Allora, come stai? Come sta andando al lavoro? Ti trovi bene? Ti sta piacendo? E se ne va la capolista, se ne va. Ah, ha vinto. Cosa è successo? Chi ha vinto? Aaron? Chi è? Che c'è stava stasera? Lì la capolista. Ma sono 30 anni che hanno vinto. Cioè. Ma che è? Ah, l'Inter. Ah, signore. Mazza Mauro, però una squadra più antipatica non te la potevi scegliere. Cioè, io non so tifoso. Però l'Inter non mi sta simpatica. Ma manco la Juve mi sta simpatico, manco il... eccoli qua i detriti. I detriti sono arrivati? Sì. Sono stati i detriti, vedi? Zozzone. Vabbè. Ma andiamo? Sei pronto? Vai. Aspetta, ora dobbiamo seguire la tutta la scia di detriti. Detritati. Scherzo, Maro. Più antipatica. No, non mi stanno simpatica. No, non mi sta simpatica manco la Juve. No. Allora, molte dico, le squadre mi stanno simpatiche. Mi sta simpatica sicuramente il Milan. No, scusate, il Napoli, volevo dire che Milan. Madonna, aiuto, no. Il Napoli mi sta simpatico. Mi sta simpatico il... dove va? Sai mai. Mi sta simpatica la Roma, la Magica. Perché mo ci sta l'allenatore che mi sta simpatico. Prima con Mourinho mi faceva schifo. Poi l'Udinese mi sta simpatica. Il Sassuolo. No, scherzi, il Bologna sicuramente mi sta simpatico. Che sta andando pure bene quest'anno, mi sbaglio. Non sta andando bene? Sì. Sono andato forte, vero? Quarti. No, comunque Maurone, scherzo, non mi interessa proprio, cioè. Anzi, sono contento che quest'anno potete un po' gioire. Perché so che l'Inter ultimamente sucava soltanto, quindi... No? Mi sbaglio? Non lo so, l'anno scorso proprio i secondi in finale Champions League. No, diciamo gli scudetti da tanto, ah, non se ne vincono uno, no? Vabbè. Ma non è che tanto. Però... Da quant'è? Quant'è che hanno vinto l'ultimo scudetto? Maurone, ci aggiorni! Lei sa tre tutto! Anni, mi sa 3 anni, non mi ricordo. 3 anni... Ma scusa, perché non c'è vinto... stato il predominio della Juventus per un sacco di anni? Ha vinto tipo 10 lì... scudetti di fila. Poi ha smesso. Poi ha vinto l'Inter. No, poi ha vinto l'Inter. Poi ha vinto Milan. E poi ha vinto Napoli. Uh-huh. E quest'anno invece 99.99 giando l'Inter. Purtroppo quest'anno il Napoli sta scagazzando fuori dal cesso. Mannaggia. Mi stava a seguire lì, ti vedo. Ma c'è la statua di bella. Mazza, però quando mette la statua sulla nave quando sei in ste missioni. No, la nave pesa. O la statua pesa. Ma che bello, France!
Come no? Sì che abbiamo il checkpoint, ma dobbiamo usare la, la nave di la statua di Nereide e ci teletrasporta al checkpoint, che è praticamente quasi alla fine, mi sa dobbiamo fare il boss finale. Sì, c'era la sirena, capa. Dobbiamo combattere contro la sirenaccia. E se scopri che la statua stava vicino alla tizia sul focarello? Se immagini. Fammi piaria. Ma dove cazzo sta sta statua? Ah, tocca a trovare la grotta. E vicino alla grotta c'era la statua. La grotta sta qua. Lo vedi, sta là in fondo. Aspetta, seguiamo di qua che ci sta. Ho spenta la musica, mannaggia. No, aspetta, vogliamo mettere tipo Buson Bill, che cos'è? No, mi fa proprio schifo. La più brutta di... Viaggio inaugurale. È quella lì, no? Ecco qui la statua. Era questa. Dove sta? No, queste sono quelle che si attivavano. No, quelle sono quelle che si attivavano. Ma dobbiamo trovare la statua quella che ci... Eccola là, mi sa, no. Aspetta, prendo aria per sicurezza. Infatti se ne stanno. Allora sta qui intorno. Sicuro. Questa? E quella è Sona. Ma mica la dobbiamo riaprire, dici? No, no. Tocca solo trovare la statua. Io vorrei sapere. Ecco qua, questa. Dove sto io? Dove stai? Dove stai? Sopra o sotto? Girati, no, alla tua altezza devi girare. Non ti vedo. Girati ancora, sta fermo. Ecco. Eccoti. Sta fermo, capito? Ti segnalo per un'abitudine. Riprendi la storia. Vedi, Francè? Ma riprendiamo la storia e ci teletrasporta. Dove? Maurone, ma mo te ne sei andato perché ho detto che l'Inter è antimano. Sì, ha smesso. No, sì, no, perché sta giocando nel mezzo. Non mi parla più. Sicuro, ma. Non mi parla più. Allora, aspetta, questa porta l'avevamo aperta con lo scrigno senza pianto lì, quello che piangeva sempre. Qua, Francè, questa porta si deve aprire, devi portare lo scrigno, quello che piangeva. Aprirla. E mo dobbiamo andare da qua noi, dai. Via da mangiare. Ah sì, pigliamoci tutto quanto, aspetta. Pigliamoci tutto quello che nuoce. Allora, qual è quella di Kurasai? Questo Kurasai, la cosa qua. La Chiquita. No, un'altra. Ok, andiamo. I proiettili non ci stanno? No, mai troppo più avanti. Avanti, dice. Di solito stanno nella stanza del boss. È pronto? Vai. E chi qua? Guarda, mi ricarico pure. Sì. No, ma qui ci sono i lance. Io più i lance. Sta buono. Ah, sì, vabbè, certo. Però comunque la pista la metti da al massimo. Dove stanno i lance? Qua. Face to face at last. At last. At last. Face to face at last. Ma se te colpisco ti faccio male. Vediamo un po'. Ma te meno. Vediamo un po'. No, non ci cogliamo. Io già carico il cuore, guarda. Se lo tieni premuto più fa grosso. Ma guarda, qua si scende, Daniel. Se quando morirà la zozzona. No, guarda. E attento che sale l'acqua. Non è che c'è una meccanica da fare? Ma... E mo ci affogiamo! Sta stronza, mo ci affoga! Ma noi siamo un po'... Mi sa che questo si piglia l'acqua qua, l'aria. No, sta ceppa si piglia. La regina del dolore, andai! È arrivata la rodina. Dov'è? La vedo io. Dov'è?
che sto a fa botte perché c'ho un livello di potenza. Scusa? Io non mi sono mosso mia vita, tu che sei sceso. Tankala. Oh, meno... Sì, sì, la tanco. Tanto tu fai il tank, quindi. Pure qua. Appunto. Tankala che c'è una botta proprio forte. Ah, la chiappata. Se la sentite, hai sentito? Sei lamentana. Guardie. Guarda. Guard. Sai cos'è? Io non ti vedo proprio. Where are stasera di te? Where are my guards? Eccole. Ah, ma sto sparando a te, Cristo. C'hai paura della potenza, Qua c'è un'altra. L'aria. L'aria devi andare sopra. Ah, ok. Alla modo. Siamo a 14 di 20, sirene. Ma quella è la cima, intanto. Sì, per quello. Vabbè, eccola là. Quella che è? Quella. È una zozzeria. Bennato. Pigliate questo, padre. Ma dove sta sta sirena? Sotto. Cos'è? Oh, ci ha levato... Mi ha tolto là, oh, ma... I will never surrender the black pearl. Io mi arrivo alla cosa, certo. Bello. Io, oh, mortacci, che male. Ma gli sa fa qualcosa? Io arrivo alla lancia. Io riprendo la lancia, vuoi prendere? Devi venire a prendere dove sta. Ma gli fanno qualcosa con le armi convenzionali? Ah! Ah, moro, magna! Questa mena forte, giusto per... Your fate is sealed! Ammolla sta arma. Oh, vattene, no, ma chi non so la... io, dove sta? L'ho persa? Ma chi l'ha? Mo' spero che mi faccia venire lì. Ma guarda che è passata all'ultimo secondo! A dove vai? Te vuoi fermare, stronza? Sì, però... Wow, l'ho lisciata col... Oh, ma che fa? Te vuoi fermare? Beccate il palluccione in faccia? State zitta, va! Oh, sta a morire, devo lascia sta lancia! Fai come ha fatto a me prima. Non ci sto più lance, vero? Io ne vedo più. Where are my guards? Ma no, questa se l'ho buttata dovrebbe stare qua per terra, no? Ma io non la vedo più. Devo andarmi a bere. Devo andare a prendere l'aria. Ma devo andarmi a bere, che devo cazzo andarmi a bere. Ma è babbo. Ma... Jones wishes you destroyed. No, Martin! Dov'è? Dove stanno i colpi? Sì, a questi menano come povaci. Aia. Vabbè, niente. Ok, mi sono ricaricato. Ma cos'è questa cosa rossa che si vede ogni tanto? Non lo so. Ma io rivoglio la mia lancia. Sì, ma allora lui dove è andato? Sì, vabbè, ma che se spostano all'ultimo secondo gli spari? Oh, vuoi morire? Fammi mangiare. Oh, d'occhiappato, fammi mangiare. Visto la coda, ma non so dove sta. Ah, ecco qui. Vabbè, ma vanno troppo veloci. Il mio controller non gira su, non gira veloce a fa. Quello. Non gira abbastanza veloce, muoviti a sparare che sei fermato. Sì, ma c'erano 20 colpi con la pistola per killarle. No, dai. Rispetto alla lancia. Ti vede che non lo beccavi. Ma io sono proprio becco. Ok, io vado a bere. Cioè, va bene, va. In aria. C'è la sirena che ti segue. Hello. Ciao, Rick. Ma dai, sto senza colpi, ma Cristo, Dio, ce l'avevo a portata di arma.
Dov'è? Davanti a te. Devo andare a prendere i colpi adesso. Sai come quando uno. Ma io faccio qualcosa? Verde. No, perché la stai liscia. Ma che stai liscia? Male. Ma va malissimo, va malissimo. Ah, questa cosa rossa fa malissimo. Mi sono accorto, che bisogna fare mangiare. Non lo so, ma come si finiscono troppo subito queste mini. Aia, ce l'ha con me sta stronza, che mi sta bacchettando. Aiuto! Mi sta bacchettando. Ma che ne so, non la vedevo, sentivo che mi spingeva. Ah, hai sentita questa in faccia? Eccate questa. Ma morì, devo mangiare, devo mangiare, magna. Oh, ce l'ha con me, guarda. Bravo, tu devi chitare, capito? Devi imparare l'arte del kiting. Ma io mi chiedo se gli stiamo a fare qua. Aia, sì. Vedi che ce l'ha con me, sta strano, vedi che mi bacchetta. Aia. Lui bacchetta i babbalini. Oh, te ne vuoi andare? Mamma mia, mi dice non avvicinarti, ma mo te meno, stronzo. Oh, ma qui è tutto rosso. Fa malissimo sto coso rosso. Sì, infatti bisogna stare nella safe zone. Keep away from me. E da rimangiare. È figlio da mangiare. C'è già figlio da mangiare. Ero per cazzo, devi gli sparate ora, Ma guarda che non c'è sta solo io, sirena! C'è sta pure Gagliardo, te lo manda a prendere la magna! Lasciami in pace, lasciami in pace! Vai magna, cretino! Ma perché non magna? Non c'è fame oggi. Dice Riccardo che vuole... La serie TV mi manca! De che? Vuole vedere Halo. Ah, l'ho finito. Oh, mamma mia, l'ho finito al 100%, Riccardo Halo. Perché so pro io. E provola. Potrei giocare gli altri capitoli, ma mi sconfifferà molto. Perché il primo l'ho giocato. Devo andare a prendere altro cibo e pure pallottole. Ma siamo sicuri che stiamo a far bene così? Sì. E quando vedi la X sul che colpisce, guarda. This should not be! Ecco il coso rosso che fa malissimo. I will not accept defeat! Non dico, Fette di pane. E via da me, ma guarda un po' questa, oh. Me ama. Ho fatto innamorare la sirena di me. È morta! Ah, disgraziata! Io ricarico questa sicurezza. Una spadata! Perdonami. Mori, dammi la perla nera, è mia. Non tua. Regina si è sconfitta. Uno di uno. Pipi. Ok, l'acqua, il lavandino, ho detto basta. Che prosciutto. Guarda dove erano i lance. Ecco, tu sei sospeso. Vabbè, e quindi. C'era niente da prendere qua, no? Ma dove andiamo? Di sotto qua? Per forza sotto, non ci sono altre vie. Duro colpire il coso? No, non andavo. Ma dove? Sei sceso? Sì, ma non vedo niente. Sei sceso? Ah, se deve colpire là, aspetta. È sceso? Perché non scende? Ok, acqua finita. Ci sarei stato là dietro. E che tu dici? C'è ancora qualcosa da prendere? Allora, se tu vieni su. Vabbè, devo ritrovare il buco per salire. Vabbè, qua. La bussola indica verso le statue, queste tre statue. Ah, che sono queste tre statue? No, sarà di dopo G. Non c'ho colpi. Ah, stanno qua i colpi, vedi?
Ecco, si è accesa. Però immagino ci sia una donna con... Con tutte attive. Tutte e tre. Però c'è qualche disegno? No. Non vedo disegni. Non vedo combinazioni. Se ricolpisci se... non so più accese? No, continuano a fare... Ah, la però... Ma allora, vabbè. C'è qualcuno? Onorificenza sbloccata. È Jack! No. Oddio, chi è questo? È il compagno, ecco, di Jack. No. Non mi ricordo il nome. Mo. Gibbs. Gibbs. Per il quale l'hanno fatto in verità? Ah, erano loro tre, vedi? No, non è Jack. Anna Maria? Anna Maria. Sì, non puoi capire che cosa? Prosciutto, che vuol dire? Tu questi li hai salvati? Te secondo me sei andato dritto. Tritato. Prosciutto. Che vuol dire prosciutto? Prosciutto. Sei nabissimo. Sì. Condivido il pensiero. Riccardone, dobbiamo giocare Halo. Quale Halo? Halo Reach non ho giocato, per esempio. Halo Ball. Potrei fare Halo 5, non ho mai giocato. Halo 5. Ma io tanto so, settimana te esce anteprima del gioco lì, di quel de ori. Davy Jones wants to turn this place into his new locker, and we were just first in line. Besides, you know the code. Anyone who falls behind is left behind. I, Anna Maria. And where would that have left the three of us if not still part of the ornamentation? No, I think the pirates in these parts have expanded on the code, as it were. Also, the captain's still got the treasure, so we can't go home until we find him. Ah, perché sei un prosciutto. No, finalmente. Ma posso capire queste cose in abbe? Adesso no, non capisco, scusa. Sono cose, sono battute sopraffine. È ovvio che non le intendo. È tipo provolone, capito? Uguale. But we've still a debt to repay, so we'll gladly help you any way we can once we've reached land. Che vuoi? Che vuoi? No, le do la mano. Ah, la bussola. La bussola dopo. Farewell. Farawello, farawello. Quindi come che fa? Attacca la ceppa di cippa, di ciuppa? Ciuppa chups? Ha battuto pure la testa, sto ricoglionito. Ahi! Pure quest'altro. Pure quest'altro cretino, vabbè. Cioè, no, non so loro, cioè non so pirati. Quindi? E quindi noi mo ce l'andiamo? E qua? Ma la bussola non ce l'abbiamo più. È partito l'anno 2400 dollari. La perla affondata. Oi, oi, storia completa. Mamma bella. Ragazzi, fama aumentata. Eppure ricompense, perché guarda come è pronto. Ma che figata, abbiamo preso la sciabola della vendetta della Silver Blade. Ora andiamo a mettere. Ti sei aggiudicato la sciabola. Vabbè, quindi io esco da qui e faccio ogni... Mo iniziamo, torniamo indietro e iniziamo la nuova. Troviamo la statua quando andare sulla nave, se no ci arriviamo. Dovrebbe sta qua sotto, no? Dovrebbe. Se questa è uscita dove siamo andati prima, sì. Sì. Paramama, perché non vedo. È relitto. Ecco lì, relitto. Vieni, ma dov'è? Ma no, tu dove stai andando, Daniel? Io sto dietro di te. E dove devo andare? Sotto al relitto. Non vedo bollicine d'acqua, d'aria. Bollicine d'acqua. D'aria, d'aria. D'acquaria.
Io ho il tasto di esci da lista. Sono orientata qua. Ah, qua non era quello il portone dove sto guardando, sono andato io. No. Non c'era un po' un portone di pietra era. È questo, questo. Maramamao, coludo veloce. Ecco qua, 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 qua. Ma vado intanto a prendere l'aria. La parola David Stein. Zozzeria. Maramamao, maramamao. Mazza che fiato che c'hai, vorrei veramente. Mazza veramente. Maramamao, maramamao. Comunque non capisco perché. Non devi capire, capito? Non capisco capire. Perché. Ma qua, qua, dai, qui devo smontare io prima. Sì. Perché non ci sta un cazzo di interfaccia su sto gioco. Almeno c'è la barra del fiato, no? No, boh. devi avere la paura, devi avere. Eccola. Torna la nave, torna la nave, torna la nave. Vai. Gni, mi tocca trovare un posto per far parte della missione. Mission completa. Madonna, veramente, guarda che acquaccia che c'è qui. Oh. Allora, mo sei, io voglio dire, andare sotto la aperta. Per andare a vedere la sciabolazza bella che abbiamo sbloccato. Sciabola, e come si fa? Forziere della vanità. Papà, capito? Ma non è quello, dai, non vale il combatto. Allora è questo. Ma te lo dico io, vale. Questo delle armi? No. Maramamao, maramamao, era qua sopra. Grazie, sta. Ecco qua. Paramamao. Vieni da me, bambolotto. Vuoi si è attaccato a un muro. Ah, questo qua, vedi. Oh. Qual è quello che abbiamo sbloccato? Sciabola. Sciabola da cacciatore? Silver Blade. Ah, eccola qua, Silver Blade. Sembrava più bella, diciamo. Vabbè. E poi di pistola? Mi piace questa qua. Quale mi? La pistola da cacciatore mi piace molto. Mamma mia, siamo a posto. La sciabola del pappagallo della luce notturna è fighissima. Ah, io guarda, roba non ce l'ho perché quando giocato. Perché sei in nabbo. Ma io da mavera, mo farmo da solo, vedi te. Hai visto, Francesco? Guarda là, guarda quanto siamo pro. Ma quello si sa. Mica ce l'hai te ste robe. E ruba, lui ruba, capito, Fra? Allora, ma se noi facciamo prima da annegare e ci ritroviamo nell'avamposto, no? Vabbè, dobbiamo farci una bella scarpinata per l'avamposto, Daniel. Intanto faccio parte la missione. Allora. Allora non dobbiamo andare all'avamposto, scusa. Ma non so se sì, perché sicuramente dobbiamo parlare con quella. Bravo, vedo che hai imparato. Vediamo un po', va. Ma iniziamo la numero 3. La numero 3 sarebbe, che io ce l'ho bloccata e non si sa per quale motivo. Vai. Sarebbe Capitano dei Dannati. Mazza, sono tutte immensamente lunghe. Allora, vedi che cosa non abbiamo ottenuto, raga, Daniele? Il andiamo trovato tutti i libri. L'ancora. L'ancora figa. Vabbè, al limite ce la rigiochiamo. Sì. Qua non me ne frega un cazzo di questi anni, però vabbè, comunque cerchiamo di sbloccarle tutte quei libri. Bello, perché mo tocca tornare a un posto qualsiasi. Infatti tu. Mi sa che infatti va andare a parlare con la tizia. E già l'ho messo, Daniele, dobbiamo fare, c'è una scarpinatina. Fino laggiù c'era cosa più vicino. No, andiamo a un posto che è più vicino. Sta a far vedere mal de mare. Niente, vabbè, dobbiamo girare tutto quanto e andare verso est. Io, ma perché noi non ce l'abbiamo la nave? L'hai comprata tu? O hai citato? Sai, guarda, sono citati i sordi. Ha giocato, ha comprato.
Bello. Quindi sì, ma noi non abbiamo ancora i soldi per comprarla. Perché? Vabbè, ma noi abbiamo giocato niente. È che noi non stiamo a fare caccia al tesoro, cioè stiamo a fare le storie assurde, non ci staranno i soldi. Con le caccia al tesoro subito ce la compriamo. Subito, non lo so, però ovviamente guadagno. Sei pronto? Vuoi drizzare quella bravo. Dimmi se sta andando bene. Ho sentito il clunk, quindi sì. Però... ma noi non ci abbiamo i soldi. Quella, ciao. Ciao. Comunque la Silver Blade è fighi. Ho glitchato, è fighissima. Pure qua glitcha, riesce a glitchare pure qua. Guarda come ho messo bene la nave in direzione, cioè che cazzo vuoi di più? Guarda là, guarda là che cazzo di pirata, però che capitano, Anna. Capitano Fedecchia. Guarda come va bella dritta. Giusto dalla direzione. Sembra che ci sta l'intelligenza artificiale a guidarla. Abbiamo finito adesso, anche se non abbiamo sbloccato tutto quanto, però. Da rigiocare. No, nessun problema. Abbiamo soltanto dovuto raggiungere di nuovo la statua sott'acqua. Però ce l'abbiamo fatta. E mo ci dirà, guarda che c'è una statua in città. Ma andiamo a vedere perché c'ho tutte le cose fighe io che voglio mettere. Ma che c'hai? Sì, dai. Ma non c'è niente. Aspetta che mo qua, se no ci vediamo sta cosa in faccia. Occhio alla fortezza dell'antico goldo. Dell'antico oro. Questa è la famosa pietra dove mi hanno menato. Abbiamo missato il coso dell'ancora, purtroppo. Ma tanto non ci abbiamo ancora la nave, quindi chi se ne frega, la andiamo a rifare. Tanto ormai questa la conosciamo, quindi la si fa alla velocità della luce. Questa è una bella scusa. Un libro solo abbiamo missato, ho visto la guida, mannaggia la zozzeria. Se no l'avevamo trovati tutti, siamo stati veramente bravi. Per il fatto che noi giochiamo completamente blind e non ci spoileremo niente, siamo stati bravi. Bravi, bravi, veramente sono bravi. Sono soddisfatto. Guarda, per me ti gira. Questi ci sparano. Gira a sinistra, un pelo, gira. Io tocca proprio raddrizzarlo. A posto, vai. Ma troppo, perché qua andiamo verso non so cos'è. Ma dobbiamo skippare qui. Che ci sta qua per terra? Io voglio sparare. Non ci cava lì. Con dei barili. Potremmo prenderli, secondo me. Sicuramente. Ma qui ci sparano. Guarda, va. Oh, fino a qua giù arrivano. Porca trova, se non riesce via, no? Siamo tremendamente vicino. Sì, ma ci vorrebbe un po' di vento. Questa c'è becca. Liscio. E dopo quest'altra. C'è sta beccata? No, ma è andata. Meno male. Ok, hanno smesso. Siamo fuori portata. Sì, perfettissimo, direi. Siamo molto soddisfatti. Ho rimborsato. Ah, ma qui vedi, lì c'è sta il portone che avevamo usato nel primo capitolo. Roccia non hai capito, sì, hai capito, non fare solo un babbalucco, When you call my name, no, 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 sinistra, occhio che te coccio. Vabbè, siamo in direzione, dai. Quasi bravo, quasi, deve fare di meglio, però ammillami. Era un teletrasporto all'avamposti, ce li potevano mettere. In teoria il trasporto esci dalla partita, rientra, ma è lento, quindi no, ci ha messo un sacco di tempo oggi, sai?
a trovare il server. Infatti ma esce pure PS, direi. Forse è per quello, sai. E sta andando pure bene, vabbè, dai. Eh sì, le code addirittura. Fa proprio suonare, Juan. Cioè. Sei proprio il peggio, sei. Tu sei il sonaro numero peggio, uno. Loro. Cioè, prima parlare male del gioco. Sei proprio il sonaro. Ma sbaglio, loro devono cacciare tipo 40-60 piotte per sto gioco. Ma forse pure più, dipende dalla versione. O glielo mettono gratis sul Plus. Ma dubito, lo mettono gratis. Non è manco loro. Già che ce li hanno portato su però scusa piattaforma. A questo punto Sony dovrebbe dare qualcosa a Microsoft, come tipo no? Gli Uncharted gli potrebbe dare, no? Le cose così, insomma. Ma quello diciamo che è una cosa che non gli ha da l'anno a breve. Secondo me qualche scambio faranno. La voglia. Ah sì, basta. Ah, magari Spider-Man sarebbe fighissimo. Proprio quello più di punta attuale. Mi danno Destiny. Ma Destiny già c'è. Ah no, Destiny ormai non è più giusto, prima. Ma niente. Strano che Microsoft non si sia ricomprata Bungie. Ma tanto. Erano Horizon, se vede che c'erano, se la sono legata al dito. No. Non si sono voluti riandare loro. Comunque da quando sono andati via non è che hanno fatto tutto sto... Hanno fatto schifo. Quindi. Però dice che stanno a lavorare a Destiny 3, ma credi. Cioè, cioè Sony che pressa come una pazza e dice che il gioco sta facendo schifo qua e là. E mostrano la lavora al 3, cioè quindi Sony che sta investendo su Destiny 3. Mi sa che hanno pure interrotto lo sviluppo di quel gioco nuovo bruttissimo che stavano facendo. Ti ricordi quello che avevamo visto? Ho detto, ma che è sta porcata? Quale dei tanti? Una zozzeria lì della nuova, che i Bungie stavano a fare. Ciao Christian! Sì, so. Bungie stava a fare sto gioco tipo a squadre, tipo una overwatchata dei poveri, una cosa del genere. So, sì. Ti ricordi una cosa del genere? Ho visto durante lo showcase. Allora, se ho rimosso vuol dire che è proprio una porcheria che avevo detto. No, ma mi sa che l'hanno interrotto, cioè tipo hanno interrotto lo sviluppo, credo, boh, leggevo una cosa del genere. Ok, ecco l'avamposto. Posto. Mo cerchiamo di ascoltare quello che dice. Abbasso? Sì, vai, abbassa! Ah, ci schianchiamo, abbassa! Ho tirato. Ah, niente. Venire, a momenti mettevamo casa su quest'isola dalla nave. Ma sì, è la mia nave! Sei un mozzo inutile. Wow, ma se vuole un po' cioè, veramente. Ma io ma è sua nave, aspetti. Che la vabbè. Dobbiamo riparare, se no la troviamo sott'acqua. Infatti c'è l'acqua. Guarda che secchio. Prende il secchio. Ma tu stanni secchio. Ti sbrighi. Ma non c'è il secchio. Ma mi dei tappa i buchi. Ma come non c'è il secchio? C'era i tra i cosi. Ah giusto, non so più. Ma no. Ma te banno. Sai come io sono abituato a fare queste cose, colpa tua. Ma come si fa? Ma stai buono. Allora ho detto non c'è il secchio, Francesco, pensa quanto sta tritato. È perché io sono abituato, capito? Ma da dove entra l'acqua? Da qua sopra che prova. Ah, e se non ripari? Ho riparato, devi stare tranquillo. Madonna, è agitato, sembra agitato. Sembra agitato. Ma qua sotto non... da dove cazzo entra l'acqua? No, non ha capito. Basta che è bucato anche sopra l'albero e l'animazione parte da sotto. Ok, però... Non è che ce ne sta un'altra sotto del buco, ma... Ma io non ne vedo. Mi sembra che no. Ci sono altri buchi? Sì. Ci sarà un altro buco perché non si toglie. Ma aspetta, secondo me non la sto andando a buttare proprio fuori. Cioè... Vabbè, certo, la devi buttare fuori sicuro. Ma no, a me è finita. Ah, mamma mia, Francesca, è finita. Gnabbo, è finita. Basta, ti butta sul pavimento. La butta. Dove il se? Non è vero, stavo buttando dalla finestra là. La finestra disegnata.
Christian, dica qualcosa con questo qua, guardi. Beccate questo obiettivo, le gioie del saccheggio, che vuoi di più? Ma che è un mostro di questo? Che ne so, ma da che magacimento che ci ha dato? Ma a me mi ha dato nulla, potevo ho già fatto. Ma che hai fatto? Non sei però come me. Infatti. Boh, leggi tutto, eh. Penso che ride, pensavo. Ecco Gibson. Seems we won't be wanting for adventures here. Unless, of course, the goings on in the Sea of the Damned. I have been telling Mr. Gibbs that the Sea of the Damned. Questa è molto bella come storia. Va a vedere, Simo, ci andiamo. Finisce di parlare. The cursed captain, he not know it. But the town where him spent eternity is drawn from him own lost past. And that's what's got us thinking. If we can follow footprints to find the boots what's made them, we can use a man's life to find the man. Now I've sailed with Jack Sparrow longer most, so I've more than a few tales of his past misdeeds tucked away in me old mazard. Our lives are threads in a tapestry. They loop and they tangle. The stories Mr. Gibbs tell helps me tease out the golden thread of Jack's past. As it wind through the Sea of the Damned. Now it fall to you to follow it. But as to Jack's precise location, we're still at a bit of a loss. You'll need this back for the best chance of finding him. Ancora. Mm-hmm. Ah, la bussola. L'ho rubata. Cavolo dei lanti. Sì, sì. Ah, questa volta la bussola ci indica la strada. Oh, raga, mo se mangia quella cosa di nuovo sputa. No. No, è diversa. Anteschio. Magna teschio. Preoccupante. Oh, vedi che lo fa, vedi. Ah, vedi, ci ha sputato dentro, t'ho detto. Ma attenguccio. Ha detto la formula magica. Ecco il teschio. No, vabbè, troppo bello sto gioco, raga. There's plenty about Jack's life that's strange or peculiar. Downright inconceivable. So I've scrawled down all that I can in these here notes. You'd best take them for the journey. I'd tag along, but if I try to making reparations to the lass Lorena, who gave us food and lodging, not even the Sea of the Damned will hide me. Best of luck. Comunque Gibbs l'hanno preso, eh. E io non li posso prendere gli appunti, da niente. Buona fortuna. Se li puoi prendere. Ma io no, ma là sono buggato. Guardate, automaticamente non l'ho preso. Ah. No, ma raga, allora, no. Dove sta il tesoro della nave? Di qua, mi sembra. No. Quindi? Dobbiamo seguire la bussola, però aspetta, voglio vedere se... Come dice... Fra. Personalizzazione nave. Sì, dici dove sta? E quella quanto cazzo costano? Però la roba che teniamo noi, scusa? A parte che c'è la nave, quindi. Scusa, però la roba che abbiamo sbloccato... Ah, eccole. Devo capire come si filtra. Ah, ecco qua. Aha! Ma non me la mette.
Ma non la mette però. È ovvio, non ce l'hai una. È in affitto, sarà per quello. Io sono buggato. Sì, no, sono proprio buggato. Sei bugged. C'è una cassa? Ma che cazzo? Come è toccato? Madonna, che bravo! Ma sulla nave c'è la cassa? No, qua. C'era questa? Ah, sì. Guarda quanta roba che c'ho! Vedi me? Ma quanto c'hai giocato? Madonna, che figata! La, 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 la. È pazzita. Guarda la roba figa! Ma mettiamo pure la bandiera arcobaleno. Vai. Sì, sì, ma lui lo dice sempre, sono buggato. Da, dal 1400. Dove vediamo la nave quanto è figa ora? Dove sta? È quella lì? Dove sta? Quella è sì, mezzo all'acqua. Sì, guarda quanto è figa. Guarda come illuminisce. No, se ci vedono, se stiamo a giocare nei server PvP ci vedevano da dall'altra sì, parte vedono, poi le notte siete proprio bene. Ok Daniel, mettiamo la la bussola d'oro. Aspetta, intanto leggiamo, intanto leggiamo, fammi leggere. Ma che fai, cretino? Allora, questo diario è pieno dei migliori ricordi del sottoscritto Yoshain Gibbs, una canaglia che ha trascorso i suoi anni vivendo come un vero pirata a fianco dell'uomo più libero di tutti i mari. Non c'è nessuno come Jack Sparrow, calcolatore, bugiardo, sempre intento a complottare qualcosa. È il pirata più onesto che io abbia mai incontrato. Appena entra in una stanza riesce a capire subito che cosa stia cercando, ma non saprai mai con certezza come riuscirà a ottenerlo. Con un ponte sotto i piedi e vele nere che si gonfiano saprà di sé, non c'è luogo che Jack non riesca a raggiungere, finora. Se Jack deve fidarsi di chi naviga in queste acque, servirà ben più della mia parola. Ecco perché devi essere tu e non io a trovarlo. Fagli vedere che il Sea of Thieves è un mondo perfetto per quelli come Jack Sparrow. Questi suoi racconti lo dimostreranno. La perla nera, la compagna più fedele di Jack, la nave più veloce dei mari, porta il capitano da un orizzonte all'altro da quando era un ragazzo. La perla ha affrontato molte prove, perduta, affondata e ritrovata, una bella nave. Tortuga, una città fondata sulla libertà e sui bagordi, un paradiso per pirati, basta riuscire a sopportarne il tanfo. Jack qui si è fatto degli amici velocemente, ci sono anche delle persone da cui fuggirebbe altrettanto velocemente. L'assalto dell'isola tesoro, un porto pieno di tesori a cui ambiscono molti lupi di mare, l'emblema della vita da pirata. Jack approfittò dell'avidità di altri pirati a rintrufolarsi e prendere ciò che desiderava. Isola de Muerta, Hector Barbosa. Ma devo leggere tutto? Ce ne può fregare di meno? Sono soltanto 17 pagine. Ma sono ben 14 pagine. Basta, andiamo. Abbiamo letto a sufficienza. Che la bussola sia nostra amica. Speriamo. Beh, salimo intanto. Secondo me dobbiamo andare lì, Daniel. Al portale verde. Vado. Francè, di che sei invidioso della mia supernave ora? Ma proprio, guarda, sicuro. Cioè, mo te la faccio pure da davanti, guarda che figata. Sì, è lì comunque. Vedi me? Vedi me? Tutto luminoso, guarda che spettacolo. Sì, questa è la nave per fare corse su. La nave con i led, cioè. Ma lei è proprio bella. Oh, mi sei lasciato, vai. Ma te sei andato. Ma dove vai?
Pure lo so se vai in acqua. Come fa ad averli, beh? No! Ma la sa, Aldo, ma io non la so. Vabbè, che qua però. Nuota, nuota, veloce. Premi R3, là, beh. Non so. Oh, c'è uno squalo che ti sta mozzicchiando di app. Ma state zitto. Ma no, è vero. Se te giri lo vedi, quindi... No, no, come allora? Guardalo, guardalo. Dai, dai, credi. Guardalo, è arrivato, guardalo. Eccolo lì. Ah, questi quasi... erano per i 20 anni della Xbox, mi sa. Questo... Madonna, veramente. Questi questo regalo? Perché guarda come c'è sta la X della Xbox. Che fanatico che sono, man. Ma veramente, ma mi dicono che sono un fanboy. Tu sei un fanboy, lo sanno tutti. Adesso possiamo andare. Ma perché non sta camminando? Come no, guarda. Ho tolto l'ancora un attimo. La mandiamo. Ammazza quanto è brutto stanco. Sto coso. Io voglio quello della Sony perché per par condicio. Chissà se lo faranno. No. No, vanno. Chissà se funzionerà sto mortale. Troppo divertente, Manu. Oh, domenica prossima facciamo. Chi vuole venire, facciamo la storia a 4. Però vabbè, chi la conosce segue e basta, eh. Perché sennò non c'è divertimento. Oppure ne facciamo una che non conosce nessuno. Tanto se possono iniziare a random, no? Non me li devi seguire per forza una. No. Che bravo questo timoniere. Mi sembra qualcosa che hai già visto. Ma se qua possiamo proprio aspettare tutto. Il pappagallo un'altra volta. Speriamo che carica il server. Sì, ma lei che ci deve fare una cosa della prima missione. Cioè, mo con questo qui barbuto davanti è proprio la mia nave. Non c'è sta un cazzo da fa. Ma veramente. Cioè, guarda lì, è proprio la mia nave, capito? No. Queste storie assurde, magari ne iniziamo una nuova che non conosce nessuno. Tanto ce ne sono diverse. Ovviamente sono io il capitano. Capitan Barbaccia. Non so, ma per me sta caricando un'altra volta la prima missione. Uguale, uguale proprio. Sì, uguale, uguale. E se non la stiamo... Babba mia, babba. Magari iniziamo un po' prima, iniziamo verso le 9. Così tu non puoi fare troppo tardi. Uh-huh. Anche Claudio può venire, eh sì. Fino a quanto siamo? Qua massimo 4 possiamo essere? Sì. Ma Claudio, quello si addormenta alle 9, dove viene? Mark well the words, ladies. Dead men tell no tales. Come mai non c'è la gamba di legno? Io? Certo. Eh no, vabbè, mo Claudio viene un'altra volta. E se no la facciamo di pomeriggio. E ci sta pure Claudio. Pomeriggio gio. Possiamo iniziare come finisco di mangiarlo. Sai che qua con nonna mangiamo. Cioè per le 8:30 finiamo. Ma possiamo iniziare per quello. Ecco, ha caricato, mi sa, Daniel. Vediamo. Mo vediamo subito, se ci rimette fuori vuol dire che non ha fatto niente, se no.
No, però la bandiera è bellissima, quella arcobaleno, però voglio mettere quella dei pirati, cioè io sono un pirata. Arcobaleno. Io devo mettere la bandiera quella col teschio nero. E se non la facciamo di pomeriggio, poi la rifacciamo pure la sera. No, pare che sta funzionando. Vero? Sì. Sì, perché la mappa è vuota. Sì, è proprio una mappa nuova, guarda, è una gola. Io la guidava. O freni o guidi. Che dobbiamo fare qua? Dobbiamo arrivare. Non so dove, però. Tira un po' su la vela, così rallenta. Non tutta, però. Non è tutta. Ok. E che ne so, è la prima volta che la giochiamo, fra. Non sappiamo niente, noi non ci spoileriamo niente. Ursula continua a indicare nord. Sì, e qui guarda, mi sa l'attracco. Oh merda, ci vado troppo. È bellissima questa parte che stiamo giocando. È proprio, sembra proprio, capito, stai proprio dentro, super immersiva. L'hanno fatto. Questo è un giocone, cazzo. Ha cominciato a girare a destra la freccia. Sono bravissimi. Questi della Rare. So proprio Rare. Vado così o devo andare a sinistra, Dagne? A destra. Cioè, ma devi dire... Che è dritto, è pu... Dritto è sbatto. Si sta ferma la nave, però. Davvero? Allungo... questi sono attracchi. O a sinistra o a destra. Dove attracca? È uguale. Io tiro. Tiro. Vai. Din 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 din. Attento agli squali. No, scusa, non ci sta. Sì, la domenica, sì, la domenica per forza. Se non esco il sabato, se no la domenica. Intanto io ad Assisi in Umbria ci vado il 29. Me vado a fare il 1° maggio. Ma che bro. Sì, non stacco un pochino, Daniele, se no. Bro. Pazzisco. E che sei fatto? Non si fa neve. Devi stare WhatsApp. Esatto. Forever and ever, pure quei giorni che ci sia, cioè... Pieno di gente. Tutti a casa perché piove, capito? Allora, dove sta cosa lì? Come non mi viene il nickname, mannaggia. Ce le... Se saltiamo qualche libro, ce lo devi dire, eh? Quello ce lo puoi dire, i libri ce li puoi dire. I libri. È ancora nord. Vai. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa di qua. Pare no. Magari è andato via. Ciao Fra, buonanotte. Ciao. Eccolo, trip. Ok, che ti dico che ce ne sono tre in questa zona, ok. C'era niente qua, no. Vabbè, se li saltiamo. Tanto voglio dire, mo dobbiamo raggiungere almeno il primo checkpoint e poi vediamo che ora si fa. E poi il secondo checkpoint, vediamo che ora si fa. Tanto questo è facile da riacchiappare.
Non abbiamo ancora trovato la statua, però. E perché devo ancora arrivarci al checkpoint? Devo dirsi qui a bussola. No, niente liberi. Ecco, la bussola in mano non si può. Qui c'è qualcuno. Un fantasma? Due fantasmi. Lì poi ci sono dei fantasmi. Sono spariti. Vado a vedere se ci sono dei libri qua. No. Penso se posso salire. No, non si può salire proprio. Non si abbassava. Ok. Questi sono i fantasmini. Vabbè, seguiamo la bussola allora. La bussola. La bussola d'ovo. La bussola. Quella era una bella saga, peccato che non l'abbiano, non hanno continuato, hanno fatto solo il primo film. Non ha venduto, sapete. La gente è stupida. La gente fa come con i videogiochi, pure sui film, capi? La bussola d'oro, capito, super criticata, nessuno se l'ho cagata. Era un bellissimo film, peccato, prima ci hanno sputato sopra. Oh no, dovevano continuarlo. Ah no, sottovalutato. E le stesse cose fanno con i videogiochi. Mo chiudono, che ne so, per esempio, chiuderanno sui Suicide Squad. Oh no, non ci abbiamo più un gioco con i supereroi. Oh madonna, però era divertente. Alla però fine sottovalutato, ma vaffangula. Oh, scusate, non sta a puntare verso il portale. Mannaggia, dovevamo venirci con la nave allora. Oh, aspetta, è impazzita. Modesta, eh? Ah, vedi. Cioè, la gente sta proprio a fare di capoccia, raga. Fa così con tutto, capito? Mo pure con Fallout stanno a fare la stessa cosa. Ma schifo. Mo praticamente il fatto della serie TV che è bella, tutti quanti che si sono visti Fallout. Madonna che bel gioco qua là, tutti che sono. Oh, mi sto glitchando, Daniè. Dai, raga. Però si è sparito pure. Ok, ma ha rimesso alla nave. Ah, ma vengo, ma io aspetto, io aspetto. Proprio puoi parlare la bussola dopo. Però abbiamo sbagliato, tu hai detto che quelli erano attracchi, invece potevamo venire. Me sembrava un attracchi. Ma poi mi sembra che abbiamo fatto il giro, perché che c'è un altro portale pesci fuori? Eh no, poi forse là dovevamo parcheggiare, capito? Vabbè, mo lo sappiamo la prossima volta. Okay. Tanto sta strada ce la dobbiamo rifare. La bussola. Cioè la gente così fa, capito, raga, purtroppo. Non è questa. Ma ormai lo fanno con tutto, perché tanto pure la stampa è diventata imbecille, quindi non si può proprio seguire più. Non c'è. Una volta non era così. Mo non voglio fare il boomerone o il super nostalgico, raga. Però non era così. Cioè io quando mi compravo le riviste all'epoca di. Come si chiama lì? Gioco per il mio computer, eccetera, eccetera. Cioè, gli articoli erano fatti a mestiere. C'erano delle recensioni che erano straordinarie. Cioè, ti spiegavano tutto per filo e per segno. Mo' ormai va di moda, capito? E la gente legge il titolo e comincia a scrivere stronzate su stronzate. Ma perché pure l'articolo è una cagata, fondamentalmente, capito? Che poi se tu lo apri, capito? Nell'articolo c'è scritto tutt'altro. Cioè, ti mettono solo questo titolo clickbait perché tu praticamente vuoi che ti aprano l'articolo. Ma la cosa assurda, paradossale, è che la gente non lo apre e commenta sul titolo.
capito? Cioè è diventato proprio una cosa super faziosa che a me fa schifo, infatti io non leggo proprio più niente. Ma lo sai che è così. Cioè una cosa è stampare la roba e quindi devi scrivere cose decenti. Mm. Cioè decenti, fatte cosa deve. Intanto basta che scrivi e mandi online. Sì, ma voglio dire, ma poi che so, cioè veramente è tutto diventato ridicolo, capito? Quello è il discorso. Cioè, mo va alla moda, capito, di queste cose qua, secondo un noto insider, secondo un noto influencer, secondo un noto leaker, secondo un noto de sta ceppa, cioè, ma io, boh. Capito? Cioè solo per solo per creare flame, tutto sommato, è quello, è cioè a quello che si aspira ormai. Perché il flame porta click e visualizzazioni. Do din do din do da. Io prendo da magna. No, non c'è niente. No, qua ci stanno i missiletti. Yeah. Come si fa? Come si va a far parte di cose? Perché non partono? Esploriamo? Ma non ci si va su. A meno non ci riuscivo ad arrivare. E manco giù. E là di dove? Di qua? Dove mettiamo? Ma perché cazzo mi ha rimesso alla nave? Ma perché mi si è rimesso alla nave? Ciao Fabio! Te vengo a prendere, dai. Perché mi ha rimesso? Come stai? Perché mi rimette alla nave? Gesù, raga. Ma è buggato, Trip? Trip per gatti. Ah, Trip, ok, ragazzo. Trip per gatti. Non so se ha parlato in NPC qua. Ma io boh. Pure vengo. Finalmente posso dire bene dopo tanto. Oh, perché? Che è successo? Che mi sono perso? Grazie, cos'era? Te posso manco venire a prendere perché ci sta proprio la... niente, attacco. Mazza, da quanto tempo, Fabio, comunque, che non ci si senti acchiappava. Mamma mia, dai tempi proprio del lockdown. Se non ricordo male, mo scusa, io pure c'ho una memoria di sta ceppina. Cos'è stato quel rumore? Non mi dica che è arrivata la notifica di Facebook del like. Con calma, però. Se il gioco prevede che ti stai per bloccare, allora fa backspawn. Ok. Vabbè, ma non mi stavo, non ero bloccato però, stavo vicino a Daniele. Ma lui lo sa che tu ti blocchi. Ti ricordi che ti avevo detto che avevo un'infezione all'intestino? Sì, me lo ricordo benissimo questo. Sì, sì. Mi ricordo che dicevi che non potevi manco uscire tanto, che c'era il rischio che dovevi scappare, sì, in bagno e te la facevi pure sotto. Non ricordo questo. Sì, poi ovviamente non c'è Facebook Gaming, poi è fallita miseramente, Fabio. Io infatti mo da poco che ci rifaccio le live, tanto per, però di solito siamo su Twitch e su YouTube, te lo dico, se vuoi venire là, se vuoi stare in compagnia. E alla fine ho dovuto tagliare l'intestino, intendi, hanno dovuto fare qualche operazione, restrizione, bypass, queste cose così. Ma ora finalmente è tutto ok. Oh, allora questo è quello che conta. Il resto allora lasciamocelo alle spalle. Portante, mi fa piacere, quello. Mi fa piacere. E yamia. Allora meno male che mo ci siamo riacchiappati. Così se vuoi stare un po' in compagnia e farti due risate. Qualcuno della vecchia gloria ci sta sempre, eh? C'è rimasto.
Molti li abbiamo persi per strada, purtroppo. Non ci stanno più. Addio. Non so se voi lo leggete dalla chat a schermo. No, non c'è che roba è Facebook, no. Sì, compare. Sì che compare. Sì, sì. Sì, sì, se ci fai caso compare, però non so se è troppo piccolo, ok. Arrivo su Twitch, dai. Millo Cloud Gaming sempre. Eccomi qua, Dania. Scusa, speriamo che mo non mi riblocca di nuovo. Ma scusa, io ho fatto il giro di qua e mi ha rimesso dietro. Comunque la freccia indica la nave. La freccia il... E io mo però non mi muovo, questo mi rimette di nuovo nell'anno. Vediamo un po'. Cazzo, c'è qualcosa qui ma non si vede. No, ma mi ribamo. Mannaggia la zozzeria. Ah, ce l'ho fatta forse. Sì. Ah, si però sale, Da dentro, di là dentro. No, bravo, dalla roccia. Perfetto, dalla io ho fatto roccia. Il giro dentro. A posto. E ora devo saltare qua? Bravo. Ah, dai. Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Usa la lanterna. Ah, a te non te lo fa usare, vedi? Che l'ho a fiamma. Oh, chissà perché a te non ti fa usare la lanterna. Ah no, ce l'ho. No, ma l'ho dovuto usare io però. Ma che ne so, ho fatto insieme con te. Vabbè, sti cacchi. Allora, mo prendo la cippa lippa, tu te tieni la lanterna. Ah, guarda, secondo. Mi indica ancora qui. Devi rimettere la lanterna perché ho fatto un suono strano. Ah, vedi, se mettiamo qua si illuminano questi due però. Però mi indica ancora proprio qui, dritto per dritto, qua. Gnì, esco fuori. Occhio che te blocca. Forse ora con la lanterna così possiamo cercare qualcosa? No, no, ma se scemo fuori indica su, devi tutt'altro prendere la lanterna. Quindi è inutile che scendo? Esatto, puoi uscire e andare dietro. Vaffanculo, ma no. Mi toglie. No. No, meno male, va. Quindi dove indica sulla nave? No, no, qua. Questa è la via, poi tocca vedere se ci passa lì. Ah, viene a fare un po' di Tomb Raider. Eccolo. Tomb Raider. Mi dai il link? Sì. Sì, un attimo, raga. Vai. E comunque la chat Facebook non si legge su, non si vede, sto guardando anche da vicino. Ma come no, io la vedo, Daniele. Perché tu la vedi. Non l'hai abilitata. Fabio, raga? No. Solo vedo soltanto. Aspetta, no, questo è rimasto indietro. Si vede. Ma perché tu sei ferma? Sei ferma, oh, sì, sei ferma. Se mandi in barra si ferma tutto. Sì, lo vedo, sì, eccolo. Eccolo qua. Ehi, Emilio. Ok, stai seguendo la bussola? Eh sì, indica verso sta casa. Vieni da me. La palafitta. La palacasa, ci stanno le scale. Daniele, indovina chi ci sta su Facebook. Marco Migliore. Zitto. Ah, è pessimo. Ma lo sai che l'abbiamo scamato. Eccolo qua, dai.
Dai Fabio, grazie, grazie caro, grazie. Buonasera, allora, buonasera. No, indica dentro la casa. Ma Giuliano non c'è stasera, Nico si è zittito, ma che sarà a fare raga? Io ti posso dire soltanto che Manuel, fare... Manuel si doveva fare la maratona? Di che? De Naruto, no? Ah, troppo devi fare. Te ho acceso perché ti aspetto te, io un vecchio. Ma dove stanno le altre da piccia? Non lo so, tu cercalo, perché ti vedo anche un... ti vedo poco pronto. Mo in teoria l'avessi, però... Sono tutti silenziosi, stanno tutti all'urca, stanno. Sozzo. C'è fa caso, Fabio? Non si apre però, vedi? Pur avendola accesa, se ne sbatte la cera. Ma la apre sotto. Sono presi dal gioco, non dubito. Dubito. Cioè, su YouTube siamo a zero proprio. Cioè, boh, stasera proprio, manna. Vedo di sotto? C'è niente, sono c'è qualcosa, c'è qualcosa. Prendi posto. Ma che prendi posto? Prendi posto. No. A sedia. La bussola che dice? Sempre in casa? Sì. Dentro. Vieni qua, qui se me... ecco qua, c'è sta quest'altra. Ah, perché vedi, prima non ce la dava? Non lo so. Adesso ci indica di andare via. Strano, qui c'è sta niente. Allora. Beh, forse è pieno di fantasmi, vero? Pieno di fantasmi. Qualcosa abbiamo fatto? Sì, sono i fantasmi. Sono le candele. I zozzi. Dobbiamo accendere le candele. Le candele. Oh. Questa c'è sta a fare voodoo. Dentro, eh? Madonna raga, che gioco figo, cazzo, troppo bello. Sì, abbiamo fatto tutto. Barbossa c'è. Ci avete un po' di ritardo raga sulla live. E qua non siete niente però. Beh, Fabio, fatti rivedere comunque, quando vuoi. Possiamo andare via. La bussola che dice, eh? Ah, checkpoint! Checkpoint! No, non avevo preso ancora manco il libro, Siamo nappi, che siamo nappi, siamo nappi. Ok. Dai, due torce abbiamo accese. Ah no, aspetta che magari lui è indietro. No, lui è indietro. Ma la moderatrice, no, non ci stanno più. Mo senti questo soggetto che sta parlando? È lui il moderatore. Se ne è scappata, sì. Meglio che mi sto zitto. Allora. Andiamo, seguiamo la via. È qua quindi? Posso togliere questa allora? Sì, non serve. Dai, ora ve la facciamo un altro checkpoint, raga. Vuoto veloce perché io sono l'impionico, capito? Moderatore, piacere. Piacere. Ma che piacere, questo è meglio che lo perdi, Fabio. Che piacere. Non dagli retta perché, capito? Quando gli dici la verità, è poi lui rosica. Senti che accento milanese che c'ha. Dove vai? Di là, non è che c'è qualche libricino da prendere, guarda. Ah, voglio, la libreria è piena. A vedere. Fabio, no, sai che c'è un sacco di ritardo, non vorrei che... No, Fabio, trippo, volevo dire. Ah, guarda, stiamo dove siamo venuti prima, ho capito.
Niente, vengo da te, vengo da te. Tanto bisogna andare qua è quest'altra insenatura cipallatura con la chiappa scura. Aspetta, un po' più di luce però. Aspetta, vediamo se qua c'è qualche libro. Libro di si vede ancora trovare un cazzo di libro. Sì, poi noi siamo cercati. Niente, manco era qui, capito? No, infatti, vedi. C'entrava una beneamata, cioè passa. Puoi notare veloce? Da dietro, sempre in barile, con quel cappotto. Capito che ha detto Trip? Che percorso ci danno le torce? Ormai è finita, mi spiace. In teoria dobbiamo trovare candele, le candele dovrebbero segnalare. E quindi stiamo andando bene, le bussole, perché qua vedo le torce. E tu sei là. Ma le torce se ne stanno un sacco. Lo so. Muove, come comincia a girare tutto il 29 dovrei essere in Umbria, il 29. Il 29 vado ad Assisi, probabilmente. Assisi. Non l'ho capita quello che ha detto Trippo comunque. Cioè, che torce? Quelle che abbiamo acceso. Abbiamo acceso le torce. Ideali sono come le torce che avete fatto ora. Trovate le torce, accendetele e seguite il percorso che vi danno. Ah no, abbiamo seguito a bussola, stiamo andando bene. A meno che non c'è un percorso che si vede proprio in base ai ideali. Sì, sì, tanto siamo qua. Grazie per il follow, thank you. Torce. Tu sei una torcia. Sono tornato alla nave. Hai visto? Te sta di vattene a casa. Mi sta di vattene a casa. Te sta di vattene. Mi do una direzione. No, questa è una bussola strana. Sì, ci dice la nave. No, non mi dici che dobbiamo riavviare la missione. Perché? Come succedeva l'altra volta, ti ricordi? Ogni volta la statua dobbiamo fare continua la missione. No, ecco, la nave ricarica. Senti, ma io ha ricalcolato. Mo porta avanti la nave, cazzo. No. Ma allora dobbiamo seguire la storia. Solo che sta bussola di merda va un po' a cazzo. Sarolas De Ceppas ha detto. Il gazebo l'avevamo trovato, scusa. Me lo ricordo. Allora, la casa sta di qua, Dagne. La casa dove abbiamo acceso le torce. Ma lui dà sempre la colpa a qualsiasi cosa perché lui è buono, cioè nella sua testa è buono. Poi vabbè, i fatti non... Ma c'eravamo stati, ti ricordi il gazebo che non funzionava? Infatti che ci dobbiamo girare di 180 gradi. Esatto, andiamo alla casa e vediamo. Vai alla casa, vai. Eccola là in fondo. Devi andare alla casa. Tanto la bussola là ci sta riportando, hai capito? Che bello. Ci sta facendo rifare tutto il giro di calcolo ogni volta. Da troppe. Ne fa minimo una decina live. Ti dico solo che ho giocato e finito Sekiro. Non aggiungo altro. 3 giorni per fare l'ultimo boss. 3 giorni? Madonna. No, il boss è caduto al 5º giorno. Ah, pensa, vedi, io ho fatto lo sconto. 5 giorni. 2 ore al giorno su quel boss. E era praticamente un tryhardare continuo, perché la rinascita era praticamente dal boss. Quindi cioè te uccideva, rinascevi, te uccideva, rinascevi, te uccideva, rinascevi.
Ed era felice. La cosa più difficile che io abbia mai fatto in vita mia, nella mia carriera videoludica. Ma ho vinto. Ho vinto io. Dove vai? Alla babbo. Casa che ha detto Trip. Ma dov'è la causa? Qua, segui. Quindi la bussola punta da un'altra parte. Sì, ma se dobbiamo fare la cosa che ha detto Trip ed è qua. Ma tu segui la casa. Tanto non c'è la casa. Volta. Aspetta, di qua era. È sparita la casa. Certo, l'hanno buttata giù perché insomma. Guarda. Aspetta, no, era di qua, me lo ricordo troppo bene. Ah, mira, lo ricorda. Era di qua, me lo ricordo. Ahia, vado a prendere la nave così ti seguo da distanza. Guarda, è qui, guarda. Boh. Forse senza volere abbiamo preso la stradina che diceva Trip. Non lo so. Vuoi trovare la casa, però è quella lì, eh. Vedi che c'è il gazebo. Ok, poi devi girare 180 gradi, ma quali sono i 180 gradi giusti? No. Ma non è questa la casa. Va dietro. Cazzo di qui c'è una torcia, la vedi? Questa non si accende, È già accesa. Ma questa è accesa, che vuoi? Ma magari gli diamo il fuoco quello blu, no? Che poi è verde. Dai. Che trota. Lo chiamavano Erbabbo. Boh. A questa casetta sali le scale. Allora, vedi che ci stavo. È questa la torcia. Vedi. Ma questa non proprio, non si accende. Però qua questa. Non si salgono. Qua devi salire le scale, ha detto Trips. Ecco qui. Tiè. Bravo. Ecco, c'è da quell'altra. Ah, e la via è quella dei torci. E queste? E mo? Le torci sono queste. Mo se ne accende un'altra? È pieno, tutto accende, se ne accende. Ah, vedi? Ah, ok. Vabbè, madonna, però non si capisce una ceppa. Che è sta roba? Uè, chi si rivede? Skenevich! Ciao, thank you! Ma dove dobbiamo andare? Tu sei quieto, ci sei. Mi sono impaurito, non sono più abituato, ma ancora riconosco più gli alert di Kick. Ciao Kiko, grazie. The Kick? Sì, sto facendo. Ah, quello Kick stai. Sono da tutte le parti. Posso mettere pure TikTok da questa. Vado! Ci metto pure TikTok. Comunque, non vedo più le torce. Non vedo più le torce, infatti, manco io. Sono fermate qui. Forse ce n'è un'altra da accendere. Qui c'è un libro. Ma forse sai cos'è. Dove? No, forse è Indica, sta casa qui. Quale? E là lì. E poi una casa, una tenda, però. Bentornato, grazie caro, grazie mille. Come va? Che combini? Madò, io non mi sono fatto più vedere, guarda, ma non c'ho poco tempo ormai. Vai in acqua, c'è una barca. Wow. A remi. Mazza, ma non sapete niente. Ma scusa, ma perché non lo spiega bene però? Ma voi queste cose come le avete lette? Cioè avete consultato qualche guida? Perché non si capisce. Se vai in acqua c'è una barca. Qua non c'è un cazzo. Vai in acqua c'è la barca. Ragazzi, buon proseguimento. Le 5 arrivano presto. Buonanotte caro. Ci si risentiamo qui quando vuoi. Pure su Facebook, insomma. Buonanotte. E poi comunque ci aggiorniamo. Ciao Fa, mi ha fatto piacere. Lady, thank you.
Hi, ciao. Ho visto su YouTube che ti sei riorganizzato. Sì. Sta andando pure. Stava andando bene, mo non c'è sta nessuno. Zero spettatori, però vabbè. Sì, sta un po'. No, ormai non lascio niente di intentato. Ma faccio la. Tanto ah, l'ho trovato. Ok. Vieni da me. Ah, sott'acqua. Sì, perché poi ti immergi. Sta qui. Ah. Sì, ormai tanto si può fare. Ormai si può fare il multistreaming da su tutte le piattaforme. Quindi provo quello che posso fare. Faccio. Poi dove va? Eccolo qua il libro. Ma non lo so a leggere. No, raga, non ce lo voglio. Vuoi leggere? Ok. Andrea, gnome Regan. Trip, senza di te saremmo perduti. Persuti. Cioè, non beccherei manco un libro. Dimenticherei come si legge. Ah, e mo' possiamo riseguire la bussola, allora? Non lo so. Quindi dobbiamo trovare questi gazebo e trovare le torce che si appicciano. E poi seguire. Mazza, è un casino, raga. Un attimo, proprio un attimo. Vabbè, seguiamo la bussolotta? Ah, la devi indagare. Tra l'altro. Dai, insomma, dove eravamo prima? Prossimo al centro della mappa ci sono delle celle su un albero di una nave. Sì, sulle stelle di Jack Sparrow, sì, le stiamo a fare tutte. Cioè, abbiamo appena iniziato. Di storie assurde, questa è la prima, ce ne stanno tantissime, dobbiamo fare. Infatti non vedo l'ora che finiamo questa per fare quella di Monkey Island. Ma ci giochiamo solo la domenica noi a Sea of Thieves. Gli altri giorni faccio altri giochi. Tu a che stai a giocare? Tu Daniele, se vedi qualche casetta dove si è posta una torcia. No, no, ha detto dobbiamo trovare delle celle su un albero della nave. Ah, non l'avevo letto. Che dov'è? Tranquillo. No, te la tua vena. Ok, questa è la casetta. La casetta? Esatto, siamo tornati nella casetta. E vuole che andiamo. Andiamo, andiamo di qua. Fai water walking. No, purtroppo. C'è niente, devo nulla. Manca la gamba delle. Ma sicuro che non andiamo a prendere la nave? Boh. Ma se ci passa. E qui sì. Se ci rimanda sulla nave dopo la porta. Solo Sea of Thieves a porto. Porto. Ma ah sì, ok. Ma io sto. Lo sto platinando. Ah già, perché poi è arrivato sulla PlayStation, è vero. La mia missione principale. Thank you. Che è successo? Un follow. Ammazza. Tia. Con 3.000 miliardi di numeri. Non seguire la bussola. Ti fa andare avanti con la missione. Ormai abbiamo quasi finito. La prossima volta volentieri. Mo stiamo a fare questa missione. Tanto tra un po' si chiude. Ne sono uscito pazzo. Ma che PlayStation? Io era sempre PC. Ah, è vero, PC! Dani, è uscito sto coso. Ci ha detto che se seguiamo la bussola andiamo avanti con la storia, quindi se perdiamo il libro. Ah, però. Quindi dobbiamo tornare indietro per i libri. Ok, perfetto. Però se interagiamo con questo ci riporta sulla nave dopo. Ma non ci conviene. No, abitati. No, perché stavo leggendo l'altra chat. Scusami, Trip, scusami tantissimo. Per questo c'è pure punito. Daniele. Io seguo la chat di Twitch. Ce la faremo. Grazie per il follow, Lady. Thank you. Quindi, il centro della mappa. Che avessi una mappa da vedere io. Che qual è il centro della mappa? E prendi da squadra. Capito? Il goniometro. Sì, tia, molto volentieri. Calcola che noi ci giochiamo solo la domenica, quindi tieniti libero, non lo so, per domenica e poi gioca con noi. Tanto fino a 4 persone si può fare. Domenica prossima ci sarà pure il mio nipotino. Siamo molto chill però, noi giochiamo in PvE.
mare calmo, perché dobbiamo fare tutte le cose tranquille. Non ho una certa età e non c'ho tempo di farmi ammazzare. Ha pensato il Madonna quello presente. Madonna. Mo scusami, scusami, non me ne volere, non me ne volere. Non è per cattiveria, Raga. È un po' cattivo, se ma state zitto. Un bel po', direi. Ma allora, io vorrei capire come si vede la mappa. Aspetta. Equipaggiamento, diario della nave, no. No, non c'è la mappa. Al centro della... Tante volte sulla missione sbucava. Era facile. Allora, al centro, come era l'indizio? Al centro della mappa ci sta? Topolino. Ci sta, aspetta, è scuro. Prossimo al centro della mappa ci sono delle celle su un albero di una nave. Però pure c'è un'altra casetta. Ecco qua, però io me ne ho trovato un'altra intanto. E quindi, visto che io sono bravo, questa, allora. Facciamo questa. E tra quella, penso. No, io non vedo qua nessuna nave. Oh, si è mossa, sei a dondolo. Leggi il libro, Antino Maledetto, sta qua. Ah, trovato subito. Ah no, poi ci manca la nave. Questo è il terzo, ok, ci manca la nave. Io ho già seduto ora. Ma tu le conosci le storie, tia? Perché se le conosci poi come fai? Cioè già sai come andare, come fare. Bene, questo era il terzo, perfetto. Ci manca il secondo. Noi non conosciamo proprio niente. Ma siamo proprio... leggere le storie, dite, Siamo proprio nabbi, capito? Ma le posso leggere ora, per esempio? Che senso? A leggere vuol leggere tutte. Non... No, tipo da qui? No. Ah no, da qui non credo. Non le posso più leggere, no? No. Non puoi leggere nulla. Nulla, nulla. Oddio, scusate. Ma da qui dove andiamo? Da qui dove dobbiamo trovare questa nave, Daniele? Dobbiamo trovare. 7% della... Ma quella è un albero della nave, quindi non è una nave. Appunto. Vedi se vedi un albero della nave che spicca con due celle. Qua c'è una nave buttata giù, guarda. Guarda. Potrebbe essere questa. Ma vedi se ci sono le celle laggiù, chi era più un vero. Che sono le celle? Le celle, proprio le celle. Ferro saranno. Secondo me è questa, guarda. E vedo già la lanterna da accendere. E allora, a posto. Però non sale. Perché sai che non sale? Perché non abbiamo la potenza. Dobbiamo trovare il modo di salire. Sali, scendi. Scendi e sali. Da qui. Pure una gabbia, guarda. Da qua, dai, sicuramente da qua, dai. Trovato? Da dove? Da qua dentro c'è sta la rampa. I am the pro, capito? Non è pro. Quando uno c'ha la proite e non puoi trattenerla. Io ho la proite, l'ho pure detto. Acuta. Me l'ha diagnosticata il dottore. Non si accende, non è questa allora. Insomma, come ho fatto a salirci qua, capito? Non sa, aspetta, forse è qua. Accendate, va. No, non si accende. Allora non è questa. Là vedo qualcosa, no. Che video, è impazzito, che è impazzito. Però aspetta, qua siamo in alto, magari si vede qualcosa. Sì, mo prendo il monocolo qua. Non si appiccia, pensavo che era questa, guarda. Sarebbe stato bello. No, non è qua. Tu l'hai giocata questa? Scher. No, no, forse è qua, le gabbie c'è. Ecco lì una gabbia. Una gabbia c'è, vedi? Però dobbiamo trovare forse... Questa non si accende questa, Forse sull'albero? Sopra sopra, non è forse, proprio. Non vedo niente. Sono andato sopra, vedo qua, io vedo qua sotto.
No, manco quasi niente. Dici la verità. La verità. Devi dell'età. Ma qui c'è niente. Ma magari non è questa la nave allora. Probably. Una gabbia c'era. Però lui ha detto gabbie. 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 Allora, cerchiamone altre. Gabbie. Cerca la nave, cerca la nave. Cerca un albero della nave. Madonna, vorrei una mount. Acquatica, magari. Ma pure terrestre, ma pure volante. Eccola là, qua c'è un albero pure, guarda. Arrivo. Sono in mezzo alla natura. Vediamo se è questo. Sì, vabbè, ma queste cose qua... Allora, vabbè, che mo ci sta trip, no? Cioè, ma noi, Daniele, come facciamo a capirlo che c'erano queste cose da far per prendere i libri? Non lo so, cioè, magari cioè, è scritto nella storia. Ma che fai, te lo devi per forza spoilerà? Che senso ha? No, dico, magari è scritto, cioè sono indizi nel libro che noi non leggiamo mai. Ma no, che non c'era nessun indizio. E allora, non ci sono le gabbie, non vale. No, però qua ci guarda, stanno già accese. No, qua è dove stava quella sott'acqua. Giusto? Se sotto fosse sì. Sì, sì, quella che stava sott'acqua, quindi no, non è qua. Allora, però da qua. Io ho una teoria. O devi essere un pazzo o fanno degli annunci prima delle uscite a spiegare agli sviluppatori come fare. O secondo me, se tu già lo sai, no? Che nella storia assurda si dice ci stanno queste cose, allora te le metti a cercare e le trovi. Cioè cominci a perderci un sacco di tempo e le trovi. Oppure magari viene dataminato che sia, e prima che parte, che ne so, la storia assurda, si dice se stanno sti libri, ci stanno ste cose, quindi tu te le vai a trovare, perché non c'è altra spiegazione. Perché io e Daniele qua che stiamo a giocare completamente blind, cioè che non sappiamo niente, se Trip non ce l'avesse detto, mo noi stavamo andando dritti. Cioè le altre missioni, i libri li abbiamo trovati, però questo qua, chi ne sapevo? Mica la trovavi. Perché tu seguivi la bussola. Questi libri, cioè, stanno proprio fuori dalla storia. Completamente. Cioè, invece dovrebbe essere una cosa che accompagna la storia. E che tu, in teoria, dovresti essere in grado di trovare. Ma questo esula proprio. Perché se tu poi segui la bussola, ti porta completamente via. Non ti dice, guarda, ci sta... Oppure per sbaglio ti fa sbattere la capocchia contro un libro. Allora tu sai, ah, ci stanno i libri, ce li dobbiamo cercare. Cioè, proprio capito, alla come viene. Una caccia al tesoro vero e proprio. Cioè, però la caccia al tesoro, gli indizi ci stanno. Qua no. È tutto inventato. Ah, eccola. Lascia fare buono Trip. Hai capito Trip? No, a questo punto mi leggo, cioè non mi rispoilero, però mi leggo almeno, cioè, un indizio, qualcosa, per capire come si fa. Ma dove sei salito? Da qui. Vai, e vabbè, perché non l'hai accesa? Aspettavo te. Emmo? Emmo si accende tutto. È dietro di me, ho sentito. No. E morimo. No, non era dietro, dov'era? Ho sentito qualcosa. Io non penso di andare sull'albero, non ci si arriva. Io ora dobbiamo andare là sopra, Lagna. Non ce va. Scivola. Se è tipo una barriera. Ah. Mo io accendo la torcia. Che sta... No. Forse se deve sparare? No. Trippa!
Non c'è tri pape e gatti. Meno che non è l'altra isola dove è collegato l'albero. Però non penso ci sia una stessa isola poi è in sasso poi. No, io ho sentito dei rumori qua dietro, quindi erano quelle di le gabbie, ok. Sì. Però non riusciamo a acchiappare il libro. Siamo anche abbastanza ringo. Aspetta, è male che tu in acqua. Non penso. Eccola là, l'ho fatta cadere. Ah, meno male, mi stavi ammazzando. Ah, io ho detto che si doveva sparare alla gara. S'attrappa, bro! Meno male che prova. L'abbiamo letta tutta. Oh, se ne voleva andare. Tia Dalma, non dobbiamo far arrabbiare, Daniel. Tia Dalma, no, forse dobbiamo leggerci dei libri per gli indizi. I prossimi ce li leggiamo, dai. Andiamo da Tia Dalma che c'è botta suona. Ce ne possiamo andare ora. Venghi, venghi. Mo che facciamo? Dove sei andato? Mo che facciamo? Devo andare dove stavamo prima. Andiamo alla nave, sì, non sì. Ho capito. No, no, si chiama la bussola. Che la tizia, o il tizio, quello che roba. L'abbiamo fatta, Skenic! Al primo colpo. Io le stesse due domande le ponevo ai veterani. Meno male, noi abbiamo Trip Manuel. Ciao. Ciao Manuel. Noi abbiamo Trip De Pulse che ci sta aiutando. Non ci fosse lui, guarda, no, io. Andiamo dritti, no, cioè, no, io, niente. Abbiamo il veterano per fortuna. Oh, ma allora Skenevich, mo magari domenica prossima se ci acchiappiamo possiamo salpare insieme volendo. Però se te le sei giocate non c'è gusto, perché poi voglio dire, sapete già tutto, raga. Noi invece non sappiamo niente. Non c'è molto gustus. Poi ti mando il mio QR code del primo PayPal, ti faccio io la donazione a te effettivamente. Mi sembra giusto. Come minimo. QR code. Corri Millo. Te vedo che non nuoti forte. Sì, devo bere un goccio d'acqua, ovviamente con il controller. Ma che stai di, mandi cagare. Devi cliccare la leva sinistra, lo sanno tutti, capito? Tutti lo sanno. Io non capisco perché YouTube mi dà zero se ci sto io. Ma poi ho zero, ormai se messa al zero non passano manco per sbaglio. Perché lo zero è bello, è tondo. Ma tu guarda Marco che passa e mica si ferma a salutare, ma è imbecille. Mo io devo dire, ma che viene io dico? Ma magari passa e poi se ne va. Ma quando è pirla, ma perché non può salutare lo stesso e poi se ne va? Che male ci sta? Te odia, mi ha detto prima. Ah. I hate you. Però Skenevich, io non t'ho visto live, sai, perché in questi giorni ho bazzicato un po' su Kick, ma non c'è stato mai, di quelli che c'erano non trovo mai nessuno, tutti offline. Mi sa che se ne sono andati un po' via tutti. Ora potete andare avanti con la nave, se no arrivate settimana prossima. Allora mo dobbiamo ritrovare il tizio per ritornare alla nave. Sì, anche perché dobbiamo raggiungere il checkpoint, raga, perché se no se fa troppo tardi. Io domani mattina mi devo svegliare presto. Devi aprire la ferro. Eccolo qua, è sbucato. Ciao bello de casa. Ok, allora. Ti è sbugato? Quella che io a te, manco te vedo vicino a me. Ma perfetto. Vuoi usare il coso per tornare sulla nave? No, no, te vedevo proprio vicino a me lì. Sì, ho capito se tornato. Ah, no, stavo già qua.
l'angora. Angora, angora. Vadi. Capitan Barbocchio. Io sto al fine su Kick. Mi sono fatto settimana scorsa la mia prima maratona, 24 ore grandissima. Madonna. Non gira. Hai preso le sub? Hai preso tutto? Lo sai, tanto è obbligatoria la strada qui, neanche. Dici? Sì, quindi dobbiamo andare a sinistra. Ma proprio più lenta qui, proprio per creare quell'atmosfera, capito? Ah sì, no, anche perché insomma devi andare veloce, lento in mezzo a queste cose, bellissimo, è troppo azzeccato, sono proprio bravi. Riescono proprio a creare un ambiente fantastico. Molto immersivo. Immersivo? Ma qui dice di andare a destra, dopo si mette la curva. Ah. Sì, ma puntavo ai follow. Un follow 10 minuti. Che vuol dire? Ah. No, dicevo, però ora hai preso l'affiliazione, la, come si dice, la partner con Kick. Cioè, te possono fare i sub, no? Cioè, quanti ne serviva? Quanti ne servono? Manco mi ricordo. 75 era una volta. No, non mi ricordo. Destra, dai. La via di destra. Sì. Ok, ottimo. La governa sta nave come un po' giocare a Truck Simulator, eh? No, più facile questo. Ma che hai giocato Truck Simulator? No, per di, però guarda, non si vede un cazzo. Ah, vabbè, no, ma dai, mi raccomando, perché qui poi ma era disconnesso YouTube. Ah, ecco perché ti segna zero. Ma com'è possibile? È perché YouTube. Poi ci ho scritto reconnected. E mo quanti siamo? Due? Uno, infatti, lo vedi? L'hanno stufato. Attenzione, che qui siamo a sbattere. Guarda le manovre. A sbattere. Raga, ma cioè, ma vi rendete conto che sto a fa? Niente, no. Ma l'avete visto? Cioè, qua mica potevo, qua devo per forza guidare il capitano in mezzo a queste robe. Mo vedi, sono in mare aperto, lo guida pure lui. Però ma là chi? Dovevo guidare io. Dimmi dove devo andare. Dritto, dritto. Tu devi andare. Di nuovo zero ora. Non va niente. Funziona bene allora. La stella è dritto, sì. A zero. Per me andavo su quell'isola lì, leggermente a destra. Falle tutte le storie assurde. Sì, tutte le stiamo a fare, tutte le faremo. Tutte con molta calma. Non so quanti secoli ci metteremo, però le facciamo. Nel 2025 anche forse... perché ci giochiamo solo la domenica. Magari mo vediamo se riusciamo a fare qualche serata in più. È che mo devo, c'ho troppi giochi, devo finire qualcosa. Mo domani pomeriggio che devo fare? Ah, domani pomeriggio c'è Days Gone, domani sera c'è The Callisto Protocol, tanta roba. Che manca, però a me Sea of Thieves mi sta proprio piacendo parecchio, mi sta proprio prendendo di brutto. È quello, questa è la zona, l'isola. Eccola, lei, lei. E quindi mi devo fermare qua? Bravo. Sì, già l'attracco, guarda. Dimmi quando vuoi che ti tiro. Aspetta. Che ci vuole tanto, eh. Vai. Vado. Vai.
No, sono troppo pronto. Vabbè, cazzo, un attimo. Troppo bravo, raga, troppo bravo. È veramente, guarda. È proprio una provoletta. Poi indica indietro, poi indicate qua. Intanto vediamo se c'è qualcosa qui. Ah, giusto, indica sì qua. Sei un babbo mio, sei un babbo mio. Ecco qua. Vai. Un attimo, qui sta registrando. Ma sento i tamburi. I tamburi. Bellissimo. Aperto il cancello. Bellissima. No, vabbè, troppo bravi. Quella, grazie mille. Yo. Addirittura, grazie. Stasera ti ride. Thank you. Grazie ragazzi, benvenuti! Come va? Ci serve qualcosa qui, Daniel? Certo, devo accendere, dobbiamo accendere queste cose qua. Quali? Ah, ok, questo. Arrivo. Poi ste musiche, no vabbè, sto gioco è troppo azzeccato, raga, troppo bello. Si combatte? No, c'è un tizio qua, si è aperta la botola. Aspetta, Agne. Mi ci devo sparare qua. Non è successo niente. Però proviamoci su ste cose che non siamo mai sapendo sto gioco. Tutto è possibile. Qui si apre. Spingi. È chiusa. Niente. L'hai aperto qua allora? No. No, no, l'ha aperta la botola qui. Dove? Questa di ferro. Ah, ah. Ciao il profeta! Thank you! Grazie per il raidone. Grazie di cuore. Grazie davvero. A buon rendere. Grazie mille. Pra pre pra pra pru, pra pru, me prime butto di sotto. E mo se c'erano dei libri. E torniamo su, guarda, qui è stata abbandonata Grimaldello. Lo vedi? Perché mo prima la porta. Perché qua mo c'è sta una pergamena, lo vedi? No. Qua vedi? Però non si legge, non fa niente. Ti ami odorino. E questo guarda che fa. Beh, qua si accende sicuro. 100%. Vai, usala. Però. Provola. C'è il libro. Hai visto? Leggiamo. Ma quanto è forte, quando è forte. Questo senza aiuti, senza aiuti. Senza la chiappano, Il mare mi chiama, lo sento, anche dentro le mura di questa prigione. Bisbiglia di nuovi orizzonti e di avventure da vivere. Mentre me ne sto in fila ad aspettare la fine, posso solo chiudere gli occhi e sognare il mare. Perché questa sarà la mia ultima alba e non lo vedrò più. Triste. Bene, andiamo in acqua. Muy triste. Vengi in acqua che c'è la via. Qui. Ma sì, ma non va. Ah, è sotto sotto, Dagna? È sotto sotto? Sotto c'è un babbo. Aspetta, controlliamo. Sotto sotto c'è la babbina. Vabbè che mo il libro l'abbiamo trovato ora, quindi mi sembra strano che ci sia altro. E Minuccio, no.
No, perché che vuol dire? Perché mi ha scritto no? Che ne so? Ah, perché hai premuto un tasto, ok, un comando veloce. Ah! No! Vabbè, e come vedi quando mi scrivi no su Telegram? Ma quello lo scrivo io, c'è un motivo. C'è un motivo, capito? Guarda, abbiamo fatto il giro? No. Certo, sì. Ma io pure apro, guarda. No, non si apre. Ah, c'è il grimaldello. Perché io rubo, allora capito? Puoi aprire pure di là, Daniè. In teoria sì. Però fammi vedere se qua c'è qualcosa. No, vedi no. Andiamo. Questo pure puoi aprire? Penso che sì, perché non ci sono altre vie. No, di qua devi aprire, no. Guarda. Dice spingi. No, di qua, guarda, vieni qua, qua devi sgrimaldellare qua. Sgrimaldelli. Ecco, non ce l'ho più. Finito. Allora vuol dire che non serve più. Hai capito. Oh, Wanted, Jack Sparrow, Dead or Alive. 200.000... No, 200 pezzi d'oro. Ma ve la state vedendo la serie di Fallout su Prime Video? No. No, perché non te la sta a vedere? È veramente figa. Ma poi però... C'è tempo. Boom, caduta tutta, morto, ciao. Controlla bene. Che salto. Non l'ho visto. Però mi fido che no. La torcia qui, mi sa, Daniè. Continuo a premere no. E mo? Non si può, cosa? Non si può, sono caduto come un cretino. Ma tanto non è che c'è stato. No, non si può accendere. Torno su. Allora, oh. Che serve l'uso? Io so che serve. Gni, vedi così. Certo che devi far così. E tu sei un po' gni, capito? More chairs, more tables. They must not enter until... Io perché non si apriva la porta. La voglia spinge. Ci stanno le robe. No, ci stanno tutte le barricate, i panchini. Vabbè, io sono molto forte, io. Gni. Occhio se ci stanno le torce, Daniele, da accendere. Vediamo qua, accesa. Per esempio. Vedi, fammi vedere qua. Babbabui. Qua che si cade, per esempio, si entra dentro, vedi? Sì, altre vie, comunque, ce ne so. Non si appiccia manco la luce, manco la torcia. La porta aperta. E che avevamo aperta a fa qua? E che ne so, esci. Vedi, possibile, non ci sta niente. No, ci deve sta qualcosa. Sennò che cazzo ci ha fatto cadere a fa qua? E chiaramente c'è qualcosa, eccola qua. Oh, vedi. Oi. Là c'è il libro, là. Eccolo qua. Eccolo lì. Trip, bravo Trip. Sui mari per molti anni, ma non ho mai visto la vera crudeltà finché non ho messo piede tra queste mura. I soldati spagnuoli infliggono punizioni a loro piacimento. Ho visto uomini frustati per uno sguardo, quanti achievement, per uno sguardo torvo, e il mio destino è stato sancito quando ho detto la mia, perché picchiavano un ragazzino di neanche 10 anni. Accetterò volentieri tutto quello che vorranno infliggermi, sapendo che ho barattato la sua libertà con la mia vita. Ma finché sarà libero di navigare sui mari, io non morirò mai. Forse era Jack Sparrow? Ma ora dobbiamo tornare di sopra comunque, Daniè. Io seguo la freccia. Dobbiamo tornare sopra di là. Non lo so. Vediamo che si dice. Davvero? Di qua non hai visto dall'altro lato, non c'era niente? Allora, indica chiaramente là sopra, quindi da dentro. Vaffanculo. Scusate il termine, ma è proprio uscito, raga. Eroe, riecchime. Guarda, sta becca tutti gli indizi stavolta senza che Trip mi dice niente.
Mamma mia, è proprio babbo, è babbo. Ma poi è babbo. Ah, non lo so. Ma guarda, ma di... dicevo. Qui. Ma non c'è un cazzo. No, qui sì, c'è... qui, vieni. Ah, l'ascensore, vedi? Ok. Mandami su. È poco usato. E come la rugola, entrate, entra prima te. Ah, ah, lì. Contrario. E uno come fa da solo? E forse su c'è qualcosa. C'è qualcosa tu? Sì, sì, c'è la carrucola, ma io vorrei sapere uno da solo come fa a salire. Vabbè. C'è sta, ma... Ah, da solo come fa a salire? Ah, ma ho capito, sì. Sono due. Ma vabbè. Ah, Quando molli l'altra sale. Vabbè, vai. E se ne faccio? Entro qua? Beh. Entra, lascia e mi sali. Ma mi stai a sali tu? No, no. Dopo scatta. Qua c'è sicuramente un altro libro. No, io li vedo però. Ma vanno. Devo. Sicuramente bisogna trovare il modo per farlo poppare. Invece dove. No. Se ne sono andate. Diciamo così. Diciamo, lo chiedono tutti, cazzo. E beh, chi da tanto tempo. Grazie, stava sempre a rompere io. No, scusate. No, se non viene più. Adesso, come si passa? Io ci abbiamo grappallano. Non credo sia così hard mode. No, infatti. Forse è qua, Daniele, guarda. È qua, mi sa. Probabile. Però siamo sicuri che qua non ci sono torce da accendere. Vediamo bene. Perché guarda qua sto scheletro, non me la sconfiffera proprio. Però quello è collegato con un altro. C'erano due, vedi, sono perché, però guarda, quello c'ha una palla di cannone in mano. Ah no, è lo stesso, capito? È stata trovata una palla di cannone il teschio. Esatto. Gli sono arrivato bellissimo. No, vabbè, adoro. Madonna, che giocone. Vabbè, no, niente. Stop proprio. Allora sembra fare la stessa cosa. Da dove gli hanno sparato? Dall'là probabilmente. Vediamo. E come sali là? Ah, si sale. Occhio però. No. Allora qui c'è una botola. E vabbè. Qui ci stanno i cannoni. Chissà se ci arriva là. Dice che ci arriva? Qua rincorsa forse. Però aspetta, qua c'è una botola aperta. E qua pure mi sa si può andare. Vabbè, ma qui sai, è l'esterno questo. Però ci sono delle gabbiette. Che facciamo? Andiamo sulla parte sicura intanto, qua su. Dove sei andato? Una botola. C'è qualcosa? Sì. C'è la via. Serra. C'è quella via dove vedevi tu. Fiate, puoi andare sotto. Gni. Però poi come sali? Ah no, queste se cadi di là, potevi risalire qua. Capi? Vabbè. Si vede era una safe. Cioè per tornare indietro se sbagliavi il salto probabilmente. Allora io provo a saltare qua. Ce l'ho fatta. C'è una carrucola. E boh, chissà, spero ci sia a perdere qualcosa là. Guarda, lì c'è una gabbia. Che forse potevamo farla cadere quella. Ma mo vediamo. Stiamo a fare il giro per me. Sta carrucola che non funziona, però. Non funziona. Maurone, un abbraccione, caro. Sogni d'oro. Notte, Mauro. Sentiamo domani, ok? No, Maurone. Qui c'è niente. C'è niente, non funziona questa? Non è cippalippabile. Ma manco quella sulla sciabola? Non mi sembra. No. Non mi risulta, non capito? Capisci? Però da qua? Da là tu sei forte, ti vedo forte. No, non c'è ti niente. Ti vedo molto forte. No, da qua vai, vai. Vai. Allora, che stiamo da fare di qua? Questa Dobbiamo andare qua su, dobbiamo andare. Però...
Dove? Qua sopra, vedi, vedi sta cappelletta qua sopra. E allora eri qua, scusa. E no, questa sa proprio di ascensore. E si usa. A me non mi fa usare. Ma che ne so? Non c'ho il tasto per usarlo io. A me la sta usando, ma non va. Ah, ecco. Ma che fa al contrario? Sto provando tutto. Ma no, io, ma cioè, ma che sta un po' ritardato sto gioco, mo scusate. Cioè. Ma che fai, cretino? Molla e vai. Ok. Aspetta prima di andare lì, vediamo se c'è qualcosa. Pronto? Pronto chi è? Pronto chi è? Siamo i pirati più forti di tutti i mari. E infatti in single player sapevi meglio, c'è nessuno. C'è nessuno. Ah, di che cose qua. Ma devi prima dar fuoco a tutto, però. Mi serve pure che uno gira dall'altra parte. Aspetta. Poi. A chi do fuoco? Al faro, sennò che cazzo illumini. Ma siamo forti. Allora, vai, accendiamo le... Eccola là, una. Vai. Eccolo là, su in alto. Vai. Un altro sta lassù, vedi? Eccolo qua. Vai, gira ancora. Vai tutto. No, ecco, no, no, vai, no, vai, ce ne sta un altro. Ce ne sta un altro. Ok, come? Eeeh, Maurone! Siamo veramente un po' di 25 bits. Grazie per la donazione, Maurone. Ma non dovevi, mannaggia, te possino. Mica si fa là, fate l'abbonamento così non ti vedi la pubblicità. Grazie, Maurone. Grazie, grazie, grazie. Sono finiti, mi sa, eh. Sono finiti, Daniele, sono finiti. Grazie, okay. Manolo Pericentus. Grazie di cuore. Eccolo là, uno. Vai, vai, in basso. Vai. Vai. Eccolo qua. Altro po', un altro po'. Altro pochino, lo vedi? Eccolo qua. Ah, vai, eccolo qua. Molto ho finito. In teoria. Già non la vedi la Ah, sei abbonato allora? Quando te sei abbonato? Mauro fa tutto di nascosto. Maurone, non mi dici niente. Te voglio bene, grazie Mauro per i bits, grazie di cuore, davvero. Non spende soldi che tu muori di cominciare a lavorare, mi raccomando, sta buono, Poi quando è? No, a me continua a puntare. Oh no, arrivi pirati, ma che è? Ora fantasmi. Oh, ci sfonda una nave! No, sono fantasmi, quindi. Ci sfondi, no. Sono fatte bene però queste storie assurde. Questa mi sembra che è una delle prime. Figurati le altre, sicuramente sono fatte mille volte meglio. Capitano Barbarossa! Ma che c'entra Capitano Barbarossa? Ci stava in Piraghi dei Caraibi? Non me lo ricordo più, devo rivedere. Infatti mi voglio abbonare a Disney Plus per rivedermi i film. Guarda, questi parlano, ma non siete i fantasmi. No. Ah, forse questo ha sparato tutto quello su quello là che sta, infatti. Vabbè, dobbiamo fare. Devi finire, penso devi finire perché. Ah, devi finire proprio la scenetta.
La bussola. Ah no, no, sta ricalcolando. Indica la nave. Chissà se l'abbiamo presi tutti i libri qua, Lagna. Là chi l'ha dato? Niente, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Dove? La nave. Abbiamo trovato quanti libri qui? Due, sempre tre. Due. O tre? No, ma ne abbiamo tre. Tre abbiamo trovato. No, due. Allora, quello sott'acqua, all'inizio, nel pozzo. Quello poi giù, due. Niente. No, però qua secondo me Daniele c'è sta qualcosa. Perché guarda. Cioè, boh. Dobbiamo vedere prima andarcene, così non rischiamo di. Lo devo spoilerà. Perché aprì non si apre. Non ci vedo, non vedo neanche torce, quindi là tutta. Abbiamo capito che qua i libri si trovano con le torce. Questo è poco ma sicuro. Ah, aspetta, qua c'è una gabbia, aspetta. Non succede niente. No. Non lo so. Che dici? Dobbiamo arrivare al checkpoint perché è tardi. No, non mi piace, ripassiamo. Allora dobbiamo andare alla nave, suppongo. Ma il checkpoint ce l'ha dato? Mo ce l'ha. Non ancora, ma mo non ce l'ha data ancora, vero? È caduto in acqua. Ah, guarda dove sbuca. Ah, sono riuscito qua proprio. Trip, ci sei? Almeno se siamo due o tre libri. Ma ci fanno male a noi queste cose, eh? Successo? Dove stai? No, non mi dica che sei crashato. No, no, mi ha fatto cadere. Devo controllare una cosa, ritorno dentro. Perché ha fatto un'animazione. The famous compass. A me dice di andare alla nave, Daniele. Lo so, ma... Tu dici che c'è un libro? Può darsi, ma può anche darsi che ne caghè. Stanno arrivando i pirati, ma mi vengono ad attaccare? Oh sì, Daniele! Sì. Oh, arrivo! Oh, cazzozza! Ma io c'ho due colpi, c'ho! Stanno qua i colpi! Dondes? Ah. Qua. Ma che cazzo? Ma ho ucciso con un colpo! Sto disgraziato! Ti sto rianimando. Ah sì? No, grazie. Aspetta. Dove sta sto disgraziato? Io non li vedo più qua. No, dove stanno, ma li vedo. No, mo arrivano. Ma quello velocissimo l'hai ucciso? È l'unico che c'era, ne abbiamo due. Chi? Ah, occhio, questo qua è il disgraziato. L'ho lisciato, vaffanculo. Dov'è? È morito per la tranquilla. Aia! Fatta fuori. L'hai fatta fuori! L'hai fatta dentro! Fuori dal vasetto! Arrivano un po' qua. Ho fatto un'oreficenza. Questa?
Non ci prova più a sparare. Stiamo così sia bello. Aspetta, dico, poi mangi pure la banana. We are the winner, eccolo qua. E Barbarossa. Ma non mi ha caricato i proiettili. Aia, strunzo, fa le cariche. Io sto togliendo i fantasmini qua, eh. Ah, occhio che fanno le cariche di merda. È lui che si è rimasto solo lui. Pure l'altro, l'altro si è tolto. Dov'è? Fatto eccolo lui. Qua. Ma cazzo, fritti i colpi. Va dietro. Dov'è? Vedi che ci stanno i boss. Back to the ship you go. There's no reason we should linger. But know this. If you continue to meddle in Barbossa's affairs, there'll be no power living on. Scanami, ci sarà ride. Vabbè, fallo. Ecco, io volevo andare a vedere un attimo. Ma forse mi hanno colpito nel mentre facevo quella cosa. Può essere. Gioco molto pro. Bene, e mo? C'è che oh, allora ci possiamo fermare qua così. La prossima volta magari veniamo a cercare il libro nel caso. Il libro delle chiappette. Ce l'abbiamo fatta, raga! Bellissimi! Ah, cioè, c'è qualcosa che luccica. Sacchetto di munizioni? Cioè? Niente, per loro quando fanno i kill li possono droppare roba. Ah, hai capito? Piglia, piglia, piglia tutta cosa. Tutta cosa. Vabbè, ma ce l'hai, io sono carino. Tutta cosa. Tutta la cosa. Ora vado su e vado a vedere, capito? Madonna, quanti? Vabbè, ma ce l'hai già i proiettili, quanti ne ho? A me, magari ce l'hanno le monetine d'oro. Ah, allora. Boh. Allora ho fatto bene, vedi qui. Ho fatto cadere la gabbia. No, 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 vabbè, no, non faccio no. Più. Pessimo. No, vabbè, c'è un cazzo. Devo vedere però... prima che sacchiamo? Me lo spoilerà? No, ma non c'è nulla. Tanto domenica da qua ripartiamo, no? Non lo so. Ti hai rubato tutti i sacchettini, eh? Vabbè, tanto li do tutti e due, no? Hai rubato tutti di più. Oh, aspetta però, guarda qua. Che devo guardare? Dimmi la verità, dimmi. E questo è, mi sa che prima non l'avevo fatto. Ma senti, ti ha fatto un rumore strano. Come no? Ho preso la bussola, ha caricato e gli ha preso. Ah. Perché io bussolo, capito? Allora, spero che ci siano solo due libri. Vabbè che non ci dà niente questa, ci dà un boccale fantasma e gli strumenti. Allora gli strumenti sarebbe figo da prendere, no? Dove lo vedi poi? E sulla, lo faceva vedere lì sulla nave quando ispezioni ti fa vedere le onorificenze e quello che vado ti sulla nave, io me ne vado sulla nave because I am the power. E tu vedi qua? Te lo fa vedere?
No, se va solo votare. No, no, no. Forse da qua, aspetta, Daniele. Dal diario di pirata? Il no. Pirata? Il diario della nave, traguardi, no. Cioè, poi io te lo vorrei dire, ma non c'è una bene a oh, ma guarda che noi abbiamo le ricompense da prendere con la stagione, non ce ne siamo presa una. Ma te le danno automaticamente, te sei sicuro? Ah sì, te le danno automaticamente. Ma che te cazzo, quasi quasi me la pago però, guarda lì. Ma stanno... se poi finisce il 22 aprile. Allora la prossima ce la paghiamo. Magari ci giochiamo più sere a settimana. A voi, tutte le sere, solo pirati famo. Sì, facciamo così che ce le facciamo in live e facciamo proprio la stagione. Sì, te lo mancavo però. Proviamo? A voi. Non ci riusciamo? No, no, riuscì, vabbè, magari all'inizio delle molenti perché... Che poi a maggio però esce... Esce FIFA. Stagione pure di Diablo. Ah, non lo so, io non faccio... Vabbè, Dania, io stacco qua allora. Vabbè, lascio la partita. Vai, vai. Io vado avanti. Ok. Vado avanti. Ragazzi! Ragazzi, grazie di cuore, siamo arrivati alla fine. Ahimè. Salutiamo i sette mari. I sette mari. Mario. Mi faccio salutare da Daniele che poi vi saluto pure io. Ciao a tutti, grazie per essere passati. Ci vediamo settimana prossima. Yes, domenica. Così Kievs, invece noi tutti i giorni siamo qua. Esatto. Allora, torno subito Dani. Vai, vai. Ragazzuoli, grazie mille per la compagnia. Mi sono divertito tantissimo, come tutte le volte io mi diverto come che su Sea of Thieves. E dunque, Albertone, notte carissimo. Raga, vi auguro una dolcissima notte. Skenevich, mi ha fatto piacere rivederti ancora una volta. Grazie mille al Profeta anche per il ride, a Skenevich per il ride su Kick. Grazie Maurone per i beats, grazie per tutti i follow, raga, e grazie ovviamente a Trip per tutti i consigli meravigliosi. Senza di lui saremmo persi, quindi grazie veramente di cuore a tutti, raga. Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo col solito prendiamo la routine domani pomeriggio con Days Gone, quindi non mancate. Invece domani sera continua da Callisto Protocol, quindi mi raccomando siateci. Buonanotte Skyrimic, appena posso ti devo venire a trovare, eh? Quando fai le live fammelo sapere, vi voglio bene, ciao raga, sogni d'oro, ciao, a domani, notte notte.